Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo l'autore. Si sente bene? Si sente? Non è troppo vicino. Così? Non lo so. Così? Bene. Abbiamo l'autore del libro Liberazione. È un libro interessantissimo, ci è piaciuto tantissimo. È un libro che ha un soggetto rischioso, diciamo così, la rivoluzione, no? Quindi ci si potrebbe chiedere perché in un momento in cui la rivoluzione è più che mai necessaria e servirebbe non una rivoluzione, 10 rivoluzioni, nonostante questo non è un argomento, diciamo, molto di moda, ecco, almeno in quello che si chiama il mainstream. È un libro interessante per tanti motivi. Diciamo, si potrebbe anche definire un manuale di come fare la rivoluzione. Sicuramente è un libro che contiene completamente gli elementi di come e perché nasce una rivoluzione, e che va oltre quello, diciamo, che è stato detto fino ad oggi. È interessante, l'ho trovato sinceramente difficile, personalmente, perché è un libro complesso che è basato su degli studi interdisciplinari, quindi non si limita a una forma di pensiero o una materia, ma passa dall'economia, alla psicologia, alla sociologia, affronta un po' tutti gli aspetti, avendo sempre come centro il cambiamento. Parte con una premessa. Entriamo un po' nel merito. La prima domanda che ci si pone è, se riprende una frase famosa, storia come lotta di classe e di genere. E vabbè, siamo in Marx qua, ma andiamo oltre, caliamo in un'attualizzazione di questo ragionamento. Trasformiamo da lotta di classe a lotta di liberazione. Quindi da qui il titolo del libro, e mettiamo come soggetto centrale la liberazione, la libertà. Perché? Perché si può andare a studiare nella scienza e nella politica, si può fare un ragionamento che è più studiabile. Liberazione perché è un criterio che è valutativo, ti fa capire quello contro cui gli esseri umani si sono ribellati. Quindi è un'interpretazione, perché è un'interpretazione anche della storia. La storia intesa come una serie di lotte contro dei meccanismi di oppressione che vengano superati per avere dei miglioramenti, per avere più libertà. Quindi, se noi la vediamo così, la stiamo già interpretando, ma filosoficamente stiamo dicendo, questa è la storia, cioè la storia è una freccia verso un miglioramento con alti e bassi, peggioramenti, avanzamenti, arretramenti, ma che comunque va sempre verso un futuro luminoso, cioè un miglioramento quasi deciso prima, e si entra in un campo, in un terreno un po' diverso, che assomiglia molto a Hegel, l'idea, la razionalità, la morale, cioè esisterebbe un'entità sovraordinata all'essere umano che predetermina le azioni umane. Ok, questa sarebbe una ragione metafisica. Non è questo però il terreno sul quale si muove il libro, in sostanza. Non va a cercare una metafisica questo libro, va a cercare delle ragioni un po' più attinenti alle scienze, gli studi.
Quindi perché è andata così? Si chiede l'autore. Perché alla fine è andata così, no? Bella domanda. Bella domanda anche perché quelli che lottavano, e nel frattempo passano i secoli, passano i millenni, però queste lotte si ripetono. Ma quelli che lottavano spesso non lo esprimevano come ideale di lotta per l'umanità. Non dicevano gli schiavi dell'antica Roma, noi lottiamo per la libertà del genere umano. Non avevano costruito un'ideologia, ma forse neanche la volevano costruire. Si potrebbe allora dire che la storia è una riduzione dello sfruttamento, cioè si potrebbe mettere in chiave un po' più economica. Questa lotta era una aumentare il benessere ai poveri, diminuire l'oppressione. E qui si entra nel campo della, se vogliamo ragionare in maniera un po' più razionale, cioè gli oppressi erano sfruttati, il loro benessere era benessere in senso economico, sto dicendo, quindi andare a misurarlo sarebbe stato misurabile, ma questo benessere non ci permette di fare dei confronti, cioè non permette dei confronti, siccome dipende dai gusti del consumatore, non ci permette di fare un confronto temporale in tempi diversi tra persone diverse, non è intertemporale, intersoggettivo, perché dipende dai desideri anche in buona parte, che cambiano con i tempi storici. Come si fa a dire quanto valeva un bicchiere di vino per uno schiavo romano, piuttosto che, come dire, qual è il lusso che oggi uno potrebbe volere? Molto difficile fare un ragionamento di questo tipo. Altrettanto il saggio di sfruttamento, perché in termini economici andare a pensare se oggi è più grande o più basso il saggio di sfruttamento non è una cosa, diciamo, delle più semplici. Quindi la libertà invece è una grandezza oggettiva misurabile, perché esistono dei parametri per andare a misurarla e si può fare dei confronti intersoggettivi, intertemporali. E questa è la scelta di campo, andare a prendersi un parametro che permette di fare anche dei confronti intertemporali. Ma le lotte, allora, erano espressi quindi in termini di libertà? Cioè, tutti i lottatori erano coscienti di questa loro di questo loro obiettivo? Non sempre, non tutti, non lo facevano in questo termine. Perché? Perché se cerchiamo una motivazione profonda dell'agire umano, finiamo in forme di antropologia sociale, cioè cerchiamo una specie di ontologia sociale, una forma di natura umana, e quindi usiamo un metodo che è assiomatico, cioè cerchiamo di definire la natura umana. Questo è stato fatto, cioè viene fatto, si cerca di farlo. Allora, per esempio, per un professore di economia di Chicago, l'essere umano è l'essere razionale che ottimizza la sua funzione d'utilità. Poi invece arriva un filosofo che girava le biblioteche di Londra e che dice che, ma no, cosa dice quello? Cioè, è il feticcio del denaro che muove l'essere umano. Poi ne arrivano altri e si continua. Si identifica che, cioè, la strada, tanto per capirci, è tentare di definire una presunta natura umana. Cioè, spesso ci sono altri metodi. Un altro metodo molto, diciamo, diverso, ma molto utilizzato, è quello induttivo. Si va a studiare un qualcosa e vedere come si comporta. Se si va a studiare l'essere umano, ci si accorge che è mosso da bisogni. Molto banale, sì. Scusate. Forse un po' banale,
Assolutamente. Per prima cosa bisogna un po' dire che, vabbè, non sono assiomi, esistono. Non so se tra le varie, io attribuisco tutto a Screpanti, ma poi magari noterete, se andate a vedere il libro, la quantità di riferimenti, di studi, quindi lui li divide in edonici e eudemonici, cioè sono i primari e i secondari, ci sono dei bisogni fisiologici, ma non solo, cioè sono bisogni di sopravvivenza fisica, di funzionamento, di sicurezza. Adesso a me dispiace anche, però se io iniziassi a entrare dentro le definizioni, a spiegare nel dettaglio tutto quello che dico, l'effetto soporifero si moltiplicherebbe per 200, quindi siccome vorrei fare una cosa, un passaggio veloce, mi scuso, ma non posso, ma anche diciamo per voi stessi non entro nel dettaglio di tutte le definizioni. Ovviamente potete leggere il libro, cioè questo è anche e soprattutto uno stimolo, siccome il libro veramente è complesso, molto più di quello che io posso così velocemente riassumere, cerco di farlo velocemente, ma il consiglio è andare poi a rileggersi il libro, perché è veramente un libro articolato, dove si va a spiegare nel dettaglio tutto questo. Quindi che sono come questi bisogni primari, tornando, sono bisogni non puramente biologici. I bisogni eudemonici, forse ci interessano un po' di più, sono bisogni secondari, che hanno a che fare con la socialità, la creatività e l'autonomia. Quindi, come dire, più la realizzazione della persona. Ora, quindi, interpretiamo la storia come che gli oppressi spesso si sono ribellati. Non è una certezza matematica. Nessuno ci garantisce che questo succederà ancora. Non sta succedendo, oltretutto, quindi, almeno, palesemente non succede. Quindi, la riflessione è pertinente. È il bisogno che dà la chiave di lettura per interpretare la storia umana. Il bisogno soprattutto di autonomia. Il professore distingue tra due entità che si confondono nella comunicazione quotidiana. Libertà, autonomia, sinonimi. No, la libertà è proprio l'insieme delle possibilità determinate in un certo momento storico da norme, valori, possibilità economiche, tempo libero. Quello è l'insieme delle possibilità. Invece l'autonomia sono io che mi autodetermino tutte le scelte che io faccio. Lo posso fare in maniera, come dire, istintiva o diciamo in maniera non troppo autonoma, perché sono condizionato in qualche modo, un trascinamento di credenze e valori che io eredito, ma invece lo posso fare in maniera piena e cosciente, e quindi questo è il massimo dell'autonomia, no? Allora, adesso io mi toccherà annoiarvi facendovi un, spero, veloce riassunto di tutto il libro, ma sarà proprio un passaggio, perché chiaramente se mi metto, chiaramente non a caso, cioè, qui abbiamo l'autore che in qualunque momento può, anche perché sarebbe, come dire, l'idea che qua siamo in un dialogo, no? Piuttosto che, quindi, per non monopolizzare anche troppo. Allora, si parte con una parte di storia che ci fa la storia dei sistemi di oppressione e sfruttamento. Ok, non è esaustivo, ma non vuole esserlo, non è un libro di storia. Ci fa una serie di passaggi per vedere nella storia, ci sono stati dei sistemi di oppressione, hai voglia, non stiamo qui a catalogarli tutti, c'è anche degli episodi storici, sinteticamente vediamo 3+1, al supermercato hanno inventato 2+1, qua il 3+1, sistemi principali di sfruttamento di quali si parla, la schiavitù, la servitù, il lavoro salariato, alias gli schiavi salariati di Marx, più uno di genere, perché è trasversale, c'è sempre stato, è lo sfruttamento sulle donne, detto anche contratto sessuale, ovvero istituzione con la quale
si determina la divisione del lavoro e del potere tra i generi. Questo ha accompagnato tutte le epoche e, diciamo, ora sta emergendo in maniera più precisa. Poi, e questo, cioè, veramente è una cosa da andare a leggersi, cioè questo argomento, solo leggendolo, ci sono sempre stati sistemi di oppressione? Sì. Le rivolte? Direi di sì. I romani? C'erano le rivolte degli schiavi. Il Medioevo? Le rivolte contadine, e così via, eccetera. In tutto questo si individua una... interessante individuare dentro il potere una figura in particolare, il narcisista. Cioè si identifica che, intendendolo proprio in senso patologico, cioè spesso chi detiene il potere ha un profilo di sociopatia che viene inquadrato nel narcisista, che tende sempre a stare al centro del palco, avere il potere e manipolare. Questo, diciamo, è anche evidenziato da alcuni studi, è interessante. C'è da aggiungere una cosa, che lo sfruttamento, questo è praticamente uno sfruttamento relazionale, contrattuale, perché questo delle classi, dello sfruttamento, lo schiavo salariato di Marx, ma è un tipo di sfruttamento più relazionale. Ne esistono anche altri, sì, assolutamente, li elenco velocemente, diritti di proprietà, e anche le forme di mercato, cioè se io solo ho l'elettricità e tutti dovete venire a me, per il vero prezzo vi sfrutto, non vi faccio lavorare nella mia fabbrica, nella mia banca, nei miei riders, cioè, tanto per riportarla oggi, ma il concetto non cambia minimamente, sono tutti meccanismi asimmetrici che permettano lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Bene, detto tutto questo, intendiamo la libertà, passiamo a, diciamo, a una parte più concettuale, dove si parla e nel dettaglio si entra le libertà come possibilità di scelta, insieme di opportunità nei termini delle condizioni possono limitare le scelte, ovvero quali sono vincoli economici, che sono di reddito, di ricchezza, i prezzi, vincoli istituzionali, obblighi e predizioni, diritti a prestazioni sociali, che contribuiscono ad espandere però la libertà, un godimento di gratuito di beni sociali. Cioè, questa parte del libro vi tratta quali sono i vincoli che hanno le persone, che sono come il recinto dentro i quali sta la libertà. La lista che vi sto facendo chiaramente si aggancia a degli esempi, cioè la persona che vive in Africa in una capanna di fango sarà probabilmente sicuramente meno libera di Elon Musk, che vive in California e poi forse non solo lì, per una serie di motivi, perché lui ha tutti i soldi che vuole, sì, ok, ma banalmente lui vive in una democrazia, magari l'altra persona no, quindi poter eleggere qualcuno, poter essere eletti, è un grado di libertà che alcuni hanno, altri non hanno. Quindi tutto quello che ho detto sono esattamente i vincoli che hanno le persone, la frontiera della libertà, che determina anche, insieme a un altro vincolo molto importante, aggiungo i vincoli di tempo libero, e ne aggiungiamo anche altri, ovvero la libertà di scelta nella sfera produttiva, elencano esattamente, facendo le coordinate di questi, l'incrocio di queste... di queste libertà, ottengo esattamente i miei gradi di libertà. Quindi, tra l'altro, l'oppressione è proprio lo stato psicologico in cui uno, avendo dei vincoli forti sulla libertà, non riesce a esprimere una propria autonomia, perché non può fare certe scelte. Se voglio fare un matrimonio con lo stesso sesso, ma è legalmente impedito, quella lì può essere per alcuni una forma di oppressione. Chiaramente per altri no. E questa è l'autonomia, cioè i vincoli sono della libertà. L'autonomia è la scelta che io, è soggettiva, no? Consapevolmente vado a fare. Da cosa dipende? Da motivazioni intrinseche.
la piena soddisfazione, decisioni e fini che io determino perché ho fatto miei alcuni valori. Poi c'è una, diciamo, interessante anche analisi di piena e completa autonomia, bassa autonomia, può dipendere dal fatto che io, come dire, non lo faccio in piena consapevolezza di me, lo faccio per motivi di quasi secondari, insomma, no? Ma il concetto è questo. In base a cosa vengono prese poi queste decisioni? Questo una una divagazione su la natura dell'essere umano, che non è piena, non c'è mai una piena consapevolezza razionale in tutto questo, perché la piena razionalità è teorica. L'uomo è in parte istintivo, in parte emotivo e in parte razionale. Quindi sarà questa combinazione di fattori che è, diciamo, dimostrata, che farà in modo che vengano fatte queste scelte. Ora, questa premessa ci serve perché il funzionamento della società si dà attraverso un'azione che definiamo azione collettiva ordinaria, ovvero perché uno paga le tasse, perché uno la mattina va al lavoro, perché si va a votare. Tutto questo è il funzionamento normale della società. Ma ci si potrebbe veramente fare una domanda, no? Ovvero, per alcuni va anche molto bene. Cioè, chi è piazzato bene nel sistema, nella società, dice va bene. Anzi, cioè, la società è la madre che ci dà l'amore, ci dà questa vita fantastica, un lavoro favoloso, questi 10.000 euro al mese, viaggio ogni 3x2, mi voto un mio amico, anzi quasi quasi mi faccio eleggere pure io, dici, vabbè, allora va tutto bene, problemi non ce ne sono, no? Ma sì, gli oppressi, gli sfruttati, gli alienati, uno dice, vabbè, che ci interessa, ok, ma loro che lo sono? Perché mai questi, e la domanda è intelligente, perché mai questi che vivono questa condizione non esattamente vantaggiosa di amore della madre ne vedano ben poco, cioè non ne vedano, perché mai loro si dovrebbero unire nell'azione anche ordinaria? E qui, diciamo, è interessante perché c'è tutta una parte analitica, veramente analitica, di psicologia, in cui si sostiene, e questo diciamo è studiato, dimostrato, che scattano dei meccanismi psicologici di rimozione, di difesa, per sopportare lo sfruttamento e l'oppressione che diventa latente, cioè si autocolpevolizza la persona, ma i meccanismi sono plurimi. Io vi ho fatto la supersintesi. E nasce una specie di depressione di fondo da senso di colpa. Cioè, in fondo, se sono in questa situazione, se sono disoccupato, se sono isolato, con questo problema, come dire, la sanità ormai non mi curo, vabbè, colpa mia, no? Non ce l'ho fatta, no? Che poi sarebbe la famosa filosofia, quella che diciamo all'americana, no? Che poi sarebbe più esattamente the winner takes it all. Quindi calvinismo, ma non è come vedete, ogni argomento sarebbe oggetto di 10 conferenze che io ovviamente non vi farò, ma poi ci sono approfondimenti che nel libro ogni tanto passa l'indirizzo dove è possibile scaricarlo gratuitamente, quindi se è possibile scaricarlo gratuitamente si può tranquillamente leggere. Poi in più si può comprare eventualmente sia all'esterno qua cartaceo, se no è possibile, adesso non lo vedo, ma dovrebbe passare dall'indirizzo dove si può scaricare gratuitamente, perché gentilmente il professore lo regala. Quindi, ok, questo adattamento infelice, lo definisce, ha profondi meccanismi di estranazione dal bisogno di autonomia, quali l'idealizzazione, io vi faccio la lista proprio, idealizzazione, internalizzazione, la sublimazione, la focalizzazione, la razionalizzazione, lo spostamento,
e questi sono distorsivi, altri distruttivi come la rimozione, l'isolamento, la competitivizzazione, la resistenza passiva. E diciamo ce n'è per tutti, ma bene, arrivati a questo punto abbiamo detto tutto e non abbiamo detto niente, cioè, ma perché mai persone che si vivono questa condizione si dovrebbero svegliare la mattina succede che però questa frustrazione può essere rielaborata, anzi succede, colui che sta in depressione magari sta anche un po' in depressione, no? Quindi si mette a rimuginare e attiva dei meccanismi di autodisvelamento. Lui va a capire, può succedere, non è automatico, attenzione, non sto dicendo questo, però succede anche, chissà perché, che quando arrivi a toccare il fondo, o comunque diciamo sei depresso perché le cose non ti vanno benissimo, ti chiedi perché sei arrivato lì, e questo rimuginamento, chiamiamolo così, ti fa capire che forse la colpa non è tutta tua, cioè la storia della tua vita non è data solo dalle tue scelte, ma da anche dall'ambiente, i valori, la mentalità, le strutture sociali. E così, diciamo, può succedere due cose, e le vediamo, no? A, non succede niente, capisci che non è tutta colpa tua e dici, bene, perfetto, tanto non si può fare niente, non si può cambiare niente, che ci devo fare? Torna a fare la vita di prima con la frustrazione. E questo è anche un adattamento infelice, eh? Invece può succedere la cosa più interessante, una presa di coscienza, però attiva, cioè sì, non è stata tutta colpa mia, ma la società era sbagliata, bene, cambiamola. Questo è il primo passo, verso la liberazione. Quando l'oppressione diventa troppo intensa, può essere che l'oppresso inizia a fare qualcosa, fa delle azioni, si accorge che non è solo, quindi magari inizia a farle con altre. Perché? E qui c'è un'altra spiegazione psicologica molto interessante, che abbiamo vari io, alcuni più manifesti, altri più recessivi, ma non ce ne accorgiamo, perché tutte le mattine se andiamo in un ufficio dove c'è un capo ufficio autoritario, tendiamo a nascondere il nostro io ribelle, siamo costretti, torniamo a casa, abbiamo un compagno, una compagna, particolarmente severi, si ripete lo stesso film, e i nostri io rimangono sepolti. La persona che arriva a questo punto della sua vita particolare, che vuol far qualcosa per cambiare la società, attiva un io un po' diverso, che lui, diciamo, non esplicita, non sente quotidianamente. Quindi si sostituisce il vecchio io col nuovo io. Bene, a questo punto può succedere un'altra cosa, quindi gli individui si uniscono, nascono gruppi d'azione e movimento, supponiamo, non è che proprio succeda tutti i giorni, stiamo dicendo può succedere. Succede anche un altro fenomeno, che unendomi a altri aumenta la fiducia, l'autostima, il coraggio, per motivi anche poi si creano delle dinamiche di gruppo studiate, ma banali, cioè se io per ottenere un miglioramento devo anche infrangere una norma, una legge, se siamo in 1000, se siamo in 10.000, se siamo in 100.000 mi risulta più facile che farlo se siamo in 5. Quindi, come si suol dire, è vero che l'unione fa la forza, ma questo non ci interessa, ci interessa sempre l'aspetto psicologico, perché viene un altro fenomeno incredibile, si chiama l'esperienza di flusso che dà il flusso sociale. Allora, l'esperienza di flusso si dà anche a livello individuale, è un fenomeno che conoscono, ma magari non lo conoscono questo nome, gli artisti, gli sportivi. Cioè, quando tu sei talmente immerso a fare una cosa che ti piace, nella quale credi, che ti realizza socialmente, perché non scordiamoci che chi è attivo socialmente ha una specie di feedback dalle sue azioni che gli arriva dalla società, quindi lui si sente
rafforzato da anche ciò che ottiene. Ma nel gruppo succede la stessa cosa. E Sartre lo chiama il gruppo di fusione. È studiato questo fenomeno. È un fenomeno potente. E poi, diciamo, magari nella parte più psicologica, Giovanna forse ci approfondirà questo aspetto. È un argomento molto, molto, diciamo, complesso. Sta di fatto che in questo calderone dei gruppi, dei movimenti, che magari non sono tutti uno, cioè sono ramificati, sono diversi, cioè dei rapporti fra questi gruppi, si crea quindi delle sinergie, si crea un movimento, e all'interno di questo magma che si crea i nuovi valori, il nuovo modo di vivere, la nuova mentalità, che andrà a formare la nuova società. E questa è la cosa più interessante. Arriva la rivoluzione. Vi ho fatto tutti i passaggi, spero nel frattempo non siete tutti cuscinati, spero di no, però siamo arrivati a... e qui si dà la rivoluzione. Diciamo una divisione, a questo punto facciamo, ma arbitrariamente, una divisione interessante, potremmo fare due modelli, riduciamo tutto a due modelli di rivoluzione, va? Uno quello del Machiavelli, l'altro quello del Gramsci. Velocemente, Machiavelli non credeva molto nel popolo, pensava che ci voleva un principe illuminato, buono, carismatico, ma che avesse a cuore il popolo, perché il popolo in fondo, vivendo in un sistema di corruzione ed egoismo, dove doveva andare? Se era intrinseco dentro di sé, poteva il male mettere rimedio al male se stesso? Impossibile. Ci voleva la luce di un illuminato che avesse preso e avrebbe portato il popolo a condizioni di vita molto migliori. Si ottiene questo nella storia, l'avanguardia, come diciamo, se vogliamo usare questa terminologia, un po' staccata dal popolo, molto staccata dal popolo. Questo poi gli creerà tutti dei problemi nelle fasi successive. Le rivoluzioni non finiscono mai con l'inizio della rivoluzione e con la fine, hanno fasi e non sempre mai vanno come si era pensato nella prima fase, casualmente. L'altra alternativa, chiaramente, è una riduzione arbitraria, non è che le rivoluzioni sono tutte divisibili in due categorie, stiamo facendo delle astrazioni. L'altra categoria, gramsciana, da preferire, in quanto l'idea è che attraverso un lavoro di formazione delle persone, di crescita delle persone, di emancipazione delle persone, si fonda l'elite, diciamo, l'avanguardia rivoluzionaria, usate il termine che volete, le persone più coscienti, con le altre persone, perché si fa un lavoro culturale, quindi un lavoro, diciamo, di crescita delle persone, per portarle a un livello superiore, in modo che non puoi fermare la rivoluzione fermando l'avanguardia, perché non puoi fermare tutto il popolo. Questa idea si può ridurre all'ideale dell'egemonia culturale di Gramsci, volendo parlare in termini un po' più eleganti, e è un'altra strada che, diciamo, è da preferire. In tutto questo sarà anche molto importante, ci sottolinea l'importanza del ruolo del leader, in quanto non un capo assoluto, in quanto sarà una funzione importante all'interno di una dinamica di questo tipo, che dovrà avere determinate caratteristiche di mediatore, di comunicatore, di buon capo che è in grado di far progredire tutti e portare avanti le istanze di tutti, ma diciamo secondo according to screpanti, questa è anche una funzione che sarà uno dei nodi di questo tipo di cambiamento. Quindi voliamo un po' alle conclusioni, perché si dà la rivoluzione, ok? Screpanti ci parla di libertalia, è un'utopia, sì, è un modello utopico di organizzazione sociale, politica ed economica, un'organizzazione sociale che non esiste ma che può essere conquistata qui ed ora. Questo è molto importante, perché quando parliamo di utopia forse serve un dizionario, nel senso che
se parliamo di utopia, ovviamente poi parliamo di, per esempio, cooperative, non stiamo parlando di quello che c'è. Questo forse viene sottovalutato, sì che quello che c'è non va bene. Allora, se parliamo del lavoro, ma l'utopia è trasformarlo... Ora, scusate questa divagazione, ma forse, ripetere, aiuta? E quindi, se parliamo del lavoro e dire che oggi, siccome lo dice la Costituzione, è il meccanismo di liberazione delle persone, di emancipazione... Mi sembra sia così. Ovviamente non è così, ma allora non stiamo parlando di quello. Quindi dire che le cooperative in questo momento non funzionano così è tempo perso, perché il libro non parla di questo, non stiamo parlando di questo. Ma il libro non dice neanche la lista delle norme, delle leggi che si dovranno implementare per raggiungere quell'obiettivo. Non è questo il senso del libro. Il senso del libro è darci un sogno, darci delle idee, darci un'utopia. Quindi non bisogna cercare la lista normativa, la nuova Costituzione, perché non è contenuta nel libro, ok? Quindi, le proposte concrete, ok? Le proposte concrete, allora, il primo punto è questo. Sì, il ruolo dello Stato, il lavoro, io non ho aggiunto un punto che forse... Siccome ha sviluppato queste tematiche marziane, giusto? L'autore Marx parla della relazione del lavoro, Screpanti l'approfondisce, dice che attenzione, non è solo lo sfruttamento, il plusvalore, ok, ma è uno sfruttamento totale, perché l'autonomia è sfruttata, la socializzazione, la creatività, cioè gli aspetti dei bisogni secondari sono presi in mano anche quelli da... Tu andando la mattina in una banca come dipendente, che socializzazione vai a fare? Che creatività ti sviluppi? Quindi, sintetizzando, volgarmente proprio, sì, ladri di soldi, ladri di tempo, ok, l'hanno già detto, Screpanti va avanti e dice, attenzione, ladri di soldi, ladri di tempo, ladri di socializzazione, ladri di creatività, ladri di umanità. Quindi la prima cosa, il primo punto è la democrazia, che andrebbe rivista, perché è una falsa democrazia. Non c'è la democrazia, c'è una parvenza di democrazia, perché alla fine sono pochi quelli che decidono veramente. Il sistema di delega è un sistema che permette a chi già decide di decidere ancora di più. Ci sono dei meccanismi per cui in sostanza i parlamenti sono esautorati, eccetera, eccetera. Anche questo, voglio dire, un argomento che andate a approfondire, non vi faccio tutta la tiritella, tanto mi sembra che sia abbastanza conosciuta. Quindi bisognerebbe quindi introdurre delle forme di democrazia, chiamiamola diretta, la parola può essere ingannevole, ovvero, e su questo voglio dire, la condivisione di queste tematiche quello è totale, cioè nel senso il Partito Umanista queste cose qui le ha sempre pensate. Il problema è andare a introdurre delle forme di responsabilità politica, ma noi da sempre l'abbiamo pensato, abbiamo presentato una legge di iniziativa popolare al Parlamento italiano, mai discussa, non ne discuteranno mai, non c'è dubbio. Però se ragioniamo, e questa è la cosa interessante, in maniera scientifica arriviamo a queste conclusioni casualmente. Non è un caso. Quindi delle forme di controllo dei politici eletti, la possibilità di destituire il politico eletto, si fa, sì, ma non in Italia, si fa in Svizzera, in California, in altri paesi. Cioè, esiste come istituzione, ma qui non viene fatta. Vuol dire dare un enorme potere agli elettori. Bisogna invertire questo processo in sostanza di allontanamento, disaffezione dalla politica e dare tutto il potere decisionale in mano agli elettori. Tutto no, ma molto di più sì, attraverso una serie di istituzioni. La prima sarebbe responsabilità politica, riorganizzare la politica in base al teorema di May, citato più volte nel libro, uguaglianza dei decisori, neutralità delle opzioni decisionali. Ok? E soprattutto implementare un sistema
telematico, informatico di decisione in cui se la cosa più importante di tutti, considerata più importante di tutto in questa società, i soldi ormai vengono gestiti attraverso conti online, non si capisce perché, criptati con tutte le sicurezze, con tutte le precauzioni di questo mondo, non si capisce perché non si può pian piano spostare, che diciamo non è il punto centrale, attenzione, però è una cosa che semplificherebbe la partecipazione delle persone comuni alla vita politica e permetterebbe più partecipazione. Quindi, per concludere, lo Stato dovrebbe strutturarsi con la finalità di espandere la libertà dei cittadini, eliminando lo sfruttamento e dando anche, tra l'altro, più autonomia nel campo della produzione dei consumi. Come? Con severe leggi antitrust, una forma debole di programmazione, strumenti di politica economica, fiscale, monetaria, sociale, industriale, piena occupazione e sviluppo tecnico verso finalità sociali. Questo diciamo proprio le linee generali. Poi c'è tutto un tema sulla proprietà dei mezzi di produzione che dovrebbe spostarsi sui lavoratori, nella quale Screpanti propone, condivisibilissimo, le cooperative, in quanto quello vanno a scardinare una pietra miliare della forma capitalista, è una delle forme, esistono anche altre, noi come Partito Umanista le conosciamo, ci sono anche la condivisione, la copartecipazione dei lavoratori nelle grandi aziende, dandogli azioni non cedibili, non vendibili, dandogli una parte degli utili, ok, è una forma, quella della Screpanti è to cure, togliamo la proprietà privata, nel senso la diamo ai lavoratori, un voto, una testa, un voto, si decide così, non contano capitali, si autodetermina, il lavoratore è lui che decide cosa produrre, come produrre, non c'è più disciplina, perché se la è l'autonomia del lavoratore che decide eventualmente la disciplina, sono loro che la decidono. Quindi questo è importante perché il capitalista non vuole i soldi, ricordiamoci, apro e chiudo parentesi, che non vuole i soldi ma vuole il potere, quindi il potere decisionale, il potere di decidere cosa produrre, come produrre, se gli togliamo questo potere. E anche, diciamo, la proposta del Partito Umanista, una convergenza tra l'interesse pubblico e privato, che fa in modo che quindi coincidano le proposte. Si può ragionare su come, ma siamo d'accordo, non è che ci vanno bene anche le cooperative, non è che è lontano da quello che proponiamo noi. E con questo io direi che ho parlato anche troppo e spero di aver toccato abbastanza, diciamo, velocemente, perché se iniziamo a approfondire, ma poi c'è l'autore, quindi può integrare, correggere, aggiungere a tutto quello che ho detto io. E quindi passerei la parola a Valerio. A me. Grazie. A Giovanna. Che... No, aspetta, magari è messo un po'. Prego. Io alla fine. Allora, bene. Passiamo a Giovanna che si occupa di questo interessantissimo, questa parte che io vi ho proprio accennato, dell'aspetto psicologico. Sì, beh, non... si sente? Sì. Più vicino. Io sono una boomer e mi fido solo della carta. Gli apparecchi elettronici possono sempre tradire. E... No, per essere precisa nell'esposizione dei concetti, io preferisco averlo tutto scritto. E non parlerò proprio dell'aspetto psicologico, però lo toccherò tangenzialmente. Vabbè, iniziamo col dire che Liberazione è un bellissimo titolo.
perché allude a una concezione non statica della libertà, ma a un'idea di processo. Il processo dell'essere umano che lotta per emanciparsi dal determinismo e avanzare verso la libertà. Proprio quella progressiva liberazione che costituisce la direzione della storia. Per noi umanisti la libertà è essenzialmente libertà di scelta. È la possibilità di esercitare l'intenzionalità, quella che è la caratteristica fondamentale dell'essere umano. Quindi è una libertà che però, per essere autentica e avere un fondamento etico, deve essere universale, valere per tutti e non solo per alcuni. E tutto ciò che la reprime o la nega è riconducibile in modo diretto o indiretto alla violenza. In un modo molto simile, nella visione di Screpanti, la libertà non è un concetto astratto, ma si traduce concretamente nell'ampliamento delle possibilità di scelta e nell'autonomia personale. Ed entrambe le cose dipendono da un tipo di sistema sociale che può incentivarle oppure reprimerle. Però mentre l'ampliamento delle possibilità di scelta attiene alla dimensione sociale dell'esistenza e si può declinare come miglioramento delle condizioni sociali, lavorative, democratiche, l'autonomia si presenta sotto un doppio aspetto, sia sociale che personale, in quanto possibilità oggettiva, ma anche capacità soggettiva di operare scelte autonome. Ed ecco il secondo motivo per cui liberazione è un titolo bellissimo. Perché un processo di liberazione implica che ci sia un soggetto che si libera. Cioè un soggetto che prende parte attivamente a quel processo e gli dà direzione. Quindi la soggettività in questo caso non è vista come un elemento accessorio trascurabile, se non addirittura di ostacolo al processo rivoluzionario. Al contrario, ciò che accade a ciascuna persona nella relazione con l'ambiente sociale in cui vive e che ha bisogno di trasformare, passa in primo piano in quest'opera. E chi è questo soggetto? Non è certo un atomo isolato, infelice e senza scopo. È un essere che per sua natura è aperto al mondo e all'intersoggettività, che si costituisce nel mondo grazie alla relazione di scambio con l'ambiente storico-sociale, da cui è determinato, ma che anche a sua volta egli determina e modifica. Perché la coscienza umana è attiva nella costruzione della realtà. Non è un semplice riflesso di condizioni esistenti. E l'azione umana, trasformando il mondo, trasforma nello stesso tempo chi l'ha messa in moto, in un continuo processo di retroalimentazione. Si tratta quindi di un'unica struttura, soggetto-mondo, non di due termini separati che occasionalmente si potrebbero incontrare e interagire. Bene, visto questo, vediamo che oggi, nonostante le condizioni sociali siano terribilmente opprimenti, la maggior parte delle persone non si ribella. Qualcosa lo impedisce. La risposta trasformatrice è debole e la tendenza è piuttosto quella a sopportare e adattarsi. E qui Screpanti lo definisce brillantemente quello stato, l'adattamento infelice. Per questo è molto apprezzabile il fatto che più della metà di questo libro sia dedicato ad analizzare gli impedimenti psicologici, diciamo soggettivi, che ostacolano la ribellione degli oppressi, mostrando in che modo il contesto culturale e sociale sta condizionando le coscienze e suggerendo la maniera in cui sarebbe possibile attivare una nuova risposta rivoluzionaria. Il passaggio chiave è quello dello svelamento, cioè
quando una persona si rende conto che la causa del suo scontento o addirittura della sua sofferenza non dipende dalle proprie scarse capacità individuali, ma piuttosto dal sistema sociale e dagli antivalori che lo configurano e che inevitabilmente ha introiettato. Allora, questa presa di coscienza può provocare un senso di ribellione, ma perché questa ribellione si traduca in azione è importante, uno, che possa essere canalizzata verso un'immagine di futuro desiderabile e realizzabile. Due, che l'azione sia condivisa da molti, all'interno di un flusso sociale che punti a modificare i fattori, sia sociali che valoriali, che generano l'oppressione e la sofferenza. E noi siamo sostanzialmente d'accordo con questa visione. Ma aggiungiamo un altro elemento, che pensiamo sia decisivo per arrivare allo svelamento e per rendere più incisiva l'esperienza del flusso sociale a cui aspiriamo, e che è il lavoro su se stessi. Io credo che quello che adesso racconterò possa essere un contributo valido a questa messa in moto di un flusso sociale rivoluzionario. Allora, noi siamo convinti che per modificare il mondo intorno a noi sia necessario modificarlo anche dentro di noi. E da sempre abbiamo lavorato per la trasformazione simultanea personale e sociale, dando lo stesso rilievo all'impegno per cambiare l'ambiente sociale e allo sforzo per riconoscere e trasformare i suoi correlati personali, cioè i valori, i modelli, la forma del pensiero che abbiamo assorbito e che hanno costruito il nostro mondo interno. Cioè, se la coscienza e il mondo costituiscono un'unica struttura, allora è l'intera struttura quella che deve essere rivoluzionata. E noi l'abbiamo sempre fatto, noi umanisti, e non parlo solo del Partito Umanista, ma dell'intero movimento umanista di cui il partito è l'organo politico. Abbiamo sempre affiancato l'azione sociale con il lavoro su noi stessi. E vi voglio raccontare brevemente questa esperienza, perché secondo me potrebbe essere molto utile. Allora, negli anni 80 e fino ai primi anni 90, il movimento era in una tappa di formazione dei quadri organizzativi. Quindi avevamo bisogno di persone molto consapevoli che potessero successivamente prendere in mano l'espansione del movimento e dei suoi organismi in una tappa, diciamo, di massa, per così dire. Ricordiamo quegli anni Ottanta. Il sistema, scusatemi, lo chiamo il sistema, lo so che è un po' demodé, però almeno ci capiamo, non devo ripetere ogni volta tutto il costrutto sociale e culturale. E il sistema era molto forte, aveva superato le scosse degli anni 70 e si era assestato promuovendo uno stile di vita spensierato e consumista. C'erano i paninari, chi ha 50 anni qui lo se li ricorda bene. Gli yuppie. Nonostante questo, però, molti giovani si avvicinavano alla nostra proposta di un cambiamento radicale. Questo è un inciso, non sapevo se dirlo o non dirlo, però ve lo racconto. Veramente chi è sui 50 è stato setacciato, è impossibile che sia sfuggito all'inchiesta stradale che faceva il movimento umanista. A Milano era impossibile. Facevamo un'inchiesta per trovare persone che potessero entrare in questa organizzazione che era impegnativa in quel momento. E l'inchiesta si basava su due domande. Una, adesso non mi ricordo, era se sei d'accordo col mondo, come ti sembra che vada il mondo, una cosa così, generica. E la seconda era, tu nella tua vita fai quello che vuoi o quello che non vuoi? Chi rispondeva, no, io faccio quello che voglio, allora caro, grazie,
La inchiesta finisce qui, lo filtravamo, no? Andava, tornava alle sue occupazioni. Chi passava quel filtro, che si rendeva conto di non essere libero assolutamente, a quel punto faceva un'altra parte di inchiesta che poi portava a dialogare tra e alla fine anche a prendere contatto, eccetera. Ve lo racconto perché, a parte che è un ricordo per me indelebile, molto, molto simpatico, molto amato, ma è per indicare che cosa stavamo andando a cercare, no? Andavamo a cercare gente giovane che si rendeva conto di non essere affatto libera, pur in un'epoca in cui sembrava che tutto andasse a gonfie vele e che fossimo tutti liberi. A questo punto passiamo a quello che era il nostro lavoro su noi stessi, che era molto intenso e puntava a riconoscere e mettere in discussione alla radice gli aspetti del sistema che avevamo introiettato. Era quasi un'opera di demolizione che avveniva attraverso un'autoconoscenza approfondita. Cioè in gruppo e con l'aiuto degli altri, ciascuno esaminava la propria scala di valori, i ruoli che assumeva nella relazione con gli altri, le situazioni in cui sentiva di subire o di esercitare violenza. Vedeva anche in che modo tutto questo gli procurava disagio, sofferenza, oppure contrastava con i suoi ideali e i suoi obiettivi. Quindi il sistema si svelava nei suoi aspetti più subdoli e sempre si usciva da quei momenti di comprensione, di scoperta, con un progetto di cambiamento, di modifica delle condotte personali per ricomporre il proprio sé in modo più coerente, meno frammentato. Pensiamo sia decisivo per arrivare allo svelamento e per rendere più incisivo. E un elemento molto importante che ancora oggi sarebbe validissimo di questo lavoro era la pratica della coscienza di sé. Cioè, stare in uno stato di coscienza attento per favorire l'autosservazione. Cioè l'io che osserva se stesso mentre pensa, agisce e sente. Infatti senza un adeguato livello di attenzione è molto difficile ottenere cambiamenti significativi se vogliono essere intenzionali. Possono capitare i cambiamenti, ma se voglio intenzionalmente produrli, il livello di attenzione deve essere molto elevato e la capacità di auto-osservarsi anche. Bene, a tutto questo lavoro su di sé si affiancava poi una formazione ideologica molto seria. E così, coniugando questi due elementi, si compiva lo svelamento di cui parla Ernesto. Tutto questo mentre simultaneamente si partecipava a un'attività molto intensa nel campo sociale, realizzata con grande entusiasmo e con una qualità davvero elevata delle relazioni interpersonali, cercando di vivere nel presente ciò che si desiderava per il futuro. In sostanza, un formidabile flusso sociale che permetteva vere e proprie conversioni simili a quelle di cui parla Screpanti nel suo libro, cioè un cambiamento del modo di pensare, della visione di sé e del mondo, la modifica delle priorità e l'adesione profonda a un nuovo progetto di vita. Bene, arriviamo agli anni 90. A metà degli anni 90 il movimento nostro entrava in una tappa di forte espansione, mentre la situazione psicosociale si faceva più complicata e molto instabile. Il sistema mostrava apertamente il suo volto crudele. Siamo gli anni in cui comincia il trionfo del neoliberismo. E nelle persone l'adesione ai suoi valori e la fiducia nel futuro iniziava a vacillare. La gente cominciava a stare male, a sentirsi angosciata, anche se spesso non comprendeva esattamente la ragione di questo malessere. È che internamente stava tutto crollando, il costrutto, no, di credenze, di convinzioni, e quindi non era più necessario demolire niente. Casomai era il momento di ricostruire
E quindi cambiava anche il tipo di lavoro da fare su se stessi. Era più che altro necessario un rendersi conto, vedere, accorgersi, comprendere la relazione tra i propri stati d'animo e la situazione della società, vedere come tutto il costrutto sociale, culturale, economico, con i suoi valori decadenti e spietati, tutto questo stava incidendo direttamente sulla vita concreta di ciascuno e contrastava con le sue aspirazioni e le sue speranze. Quindi diventava molto importante sostenere le persone, alimentarne la forza, rigenerare il loro entusiasmo verso l'immagine ormai chiarissima e condivisa, ma che si avvertiva come irraggiungibile, l'immagine di un cambiamento radicale. È un lavoro, ve lo voglio raccontare, è un lavoro particolarmente utile che dovremmo riprendere sicuramente in quest'epoca. Era lo studio del proprio paesaggio di formazione. Che cos'è? È molto semplice. Noi siamo nati in un mondo formato da oggetti tangibili e intangibili. Tangibili, vabbè, tutte le cose, io avevo il mangiadischi per dire, ecco, cosa che è assurda per un ragazzino di 10 anni, ecco. E l'intangibile erano tutti i valori, le motivazioni collettive, le relazioni interpersonali, le stratificazioni sociali, quello che si doveva fare, quello che non si doveva fare, gli ideali personali e di gruppo, diciamo come una certa sensibilità propria di una certa epoca. Tutto questo insieme configurava quello che noi chiamiamo paesaggio di formazione, e che è condiviso da tutte le persone della stessa generazione, cioè va al di là dell'esperienza individuale, familiare. È un mondo, era così. Ora, a causa dell'accelerazione storica, quel paesaggio oggi non esiste più, ma continua a operare in noi e condiziona il nostro comportamento, le nostre attribuzioni di valore, ciò che ci piace, ciò che non ci piace, le modalità con cui ottenere i nostri scopi, eccetera. Allora, in un mondo che cambia a velocità vertiginosa, è necessario un attento lavoro di autoosservazione per evitare che il trascinamento di quella sensibilità di un'epoca passata renda incapaci di comprendere il presente e di agire in modo efficace nel paesaggio di oggi. E questo è importante soprattutto se si aspira a creare un movimento di massa, perché necessariamente dovrà essere intergenerazionale. Vabbè, veniamo oggi. In questo momento la situazione che negli anni 90 cominciava soltanto a profilarsi è divenuta molto più grave e quasi tutti ormai sono convinti che sia necessario un grande cambiamento. Il problema è che pochissimi lo credono possibile. Allora, abbiamo uno scollamento tra generazioni cresciute con paesaggi diversissimi e la destrutturazione sociale che ci fa sentire deboli, isolati gli uni dagli altri, e sta rompendo tutti i legami di solidarietà tra gruppi umani che un tempo erano coesi. Tutto questo rende difficile anche solo immaginare la nascita di un grande movimento di massa. E a questo si aggiunge un senso di amara disillusione, figlia di questa tappa storica di declino della civiltà. Una disillusione che ormai ha preso possesso delle coscienze di molti, ma soprattutto di chi in passato ha sperato nella rivoluzione e ha fallito. Ma proprio per questo la nascita di un nuovo flusso sociale che punti a un cambiamento radicale è più che mai necessaria. Dovrà essere adeguata a questi tempi.
È importante che abbia una forma organizzativa adeguata ai tempi e questo libro presenta una proposta interessante. Inoltre, poiché i sistemi complessi di idee non fanno più presa e tantomeno muovono all'azione, è importante che si possa contare su un'immagine semplice, sintetica e realizzabile di futuro, verso la quale convergere, e Libertalia lo è. Ed è anche importante sostenere il flusso sociale, che spero nascerà, aiutando chi vi partecipa a superare gli ostacoli interiori che il momento storico impone. Serve a crescere la forza interna e la fede nella vita. Esercitare l'attenzione e l'autosservazione per rendersi conto della relazione tra la sfera personale e quella sociale. Prendere contatto con la parte migliore e più profonda di se stessi. E serve costruire un nuovo senso di comunità, rinnovando nelle relazioni l'affetto e la comprensione dimenticati. E certamente noi umanisti siamo pronti a mettere la nostra esperienza al servizio di questo progetto. Vado io. Quello comment. All'epoca in cui sembrava che andasse molto bene che fossimo tutti lì. Invece presento io. A questo punto sì, vai pure. Mi autopresento. Allora, ribadendo che è pieno di spunti interessanti, mi sentite adesso? Che per me è un libro pieno di spunti interessanti e per esempio anche un approfondimento su Libertalia e su modelli, ci sarebbe tanto da dire. Io però mi soffermerei, visto che si parla del il movimento, che bisogna costruire un movimento che abolisce lo stato attuale delle cose, sul capitolo 6, cioè quello in cui parla proprio di come costruire il movimento. Quindi mi soffermerei sul capitolo 6, ovviamente qui se lo puoi, che è quello in cui si parla del movimento. E quindi io volevo fare un contributo in cui provo a sintetizzare alcuni aspetti chiave di questo capitolo 6 e aggiungere anch'io un piccolo contributo che però approfondisce alcuni temi che sono già introdotti da Ernesto sul tema della complessità. Allora, fondamentalmente, appunto, il discorso è perché gli oppressi non fanno rivoluzione? Cioè, specie, le cose vanno sempre peggio, c'è sempre più oppressione, però di grandi ribellioni proprio contro la rivoluzione, magari c'è qualche cosa su un momento puntuale, su un'emergenza, ma di immagini di fare una rivoluzione, zero. E in più, allora, visto che qualche rivoluzione, appunto, qualche evento c'è stato, bisogna riformulare la domanda in quest'altro modo, qui sto citando direttamente, perché le rivoluzioni sono eventi rari? E quindi perché gli oppressi normalmente tendono a non partecipare a movimenti collettivi di protesta? Allora, a queste prime domande, per rispondere a queste prime domande, faccio un po' un riassunto, Ernesto risponde con molti degli argomenti che ero nel capitolo precedente, quello sugli aspetti più psicologici, cioè il fatto è che il problema è che c'è come una soglia al di sotto della quale l'individuo non riesce a uscire dal proprio stato e quindi preferisce, c'è proprio un meccanismo, lui non lo cita direttamente, però ci sono gli stessi autori, c'è il meccanismo della dissonanza cognitiva, che è il centro di tutta la psicologia sociale, adesso c'ho pure l'amnesia dell'autore, comunque fondamentalmente che è l'adattamento infelice in pratica è questo fenomeno che viene descritto in modo scientifico, cioè la psicologia sociale spiega perché gli individui nel momento in cui non possono fare delle cose verso le proprie convinzioni, piuttosto che soffrire di questa cosa, tendono a cambiare le proprie convinzioni, o almeno autoconvincersi di avere altre convinzioni. E in più la cosa interessante che fa Ernesto è che cita, c'è una bibliografia immensa, che immagino che sia pure studiato, poveretto, ed economista, si è messo proprio ad affrontare temi interdisciplinare di un certo livello. E quindi fondamentalmente, come accennava anche Giovanna, è necessario un processo di svelamento
delle vere cause che generano la depressione, e per ottenere questo svelamento, questa conversione, questa attivazione dell'individuo c'è bisogno fondamentalmente, volendo anche di un flusso individuale, ma la cosa funziona meglio se c'è un flusso sociale, cioè ci sono dei gruppi, delle strutture sociali che supportano e condividono questa trasformazione dell'individuo, in modo tale che non si sente più da solo e che quindi può contare su una comunità che condivide lo stesso punto di vista o punti di vista simili, e in qualche modo gli permette di accettare nella sua realtà il bisogno di un cambiamento, perché altrimenti uno non ci riesce proprio, diventa un'immagine così realizzabile che uno preferisce adattarsi infelicemente e andare avanti cercando di prendere quel poco che riesce a prendere dalla vita, con il fenomeno della depressione, che infatti è la malattia del secolo, cioè si sta diffondendo, e chi vende farmaci antidepressivi sta diventando sempre più miliardario, infatti, con scarsi risultati poi negli effetti. Allora, quindi la dimensione sociale diventa fondamentale in questo processo psicologico. Se non ho un gruppo sociale che mi supporta, anzi che io supporto retroattivamente, è quasi impossibile che un individuo riesca ad attivarsi. Quindi parliamo di gruppi. Quindi torniamo al costruire gruppi, costruire comunità. Un altro elemento, quindi con questa azione deve avere feedback oggettuali immediati tra il gruppo nel suo insieme e la realtà esterna con cui interagisce, quindi si parla di processi a feedback retroattivi, e feedback sociali che interessino le interazioni interne al gruppo. Quindi parliamo di sistemi molto interattivi in cui ci deve essere un feedback effettivo, cioè non può essere soltanto un gruppo che si mette a fare lamentazioni su quanto è brutto il mondo, no, ci vuole una interazione col mondo interno del gruppo e esterno per far sì che si crei veramente il flusso sociale. E in questo senso si potrà produrre una serie di conoscenze, cioè se questi gruppi cominciano in qualche modo a interagire in questo modo, si va a costruire quello che si chiama intelligenza collettiva, che si risolve per un'intelligenza di gruppo. In sintesi, questo è un termine che arriva dagli anni 70, no? E che comunque poi, come introdurrò io, arriva anche un pochino dal fatto che negli anni 70 appare questa cosa dei sistemi complessi, delle reti autopoietiche, eccetera, che io poi provo a introdurre in questo concetto. La cosa interessante dell'intelligenza collettiva è che permette a un gruppo di avere delle conoscenze che, pur se non conosciute da tutti, sono a disposizione di tutti gli individui del gruppo e traggono fonte anche dall'interazione tra gli individui del gruppo, e quindi si crea una sorta di processo elaborativo intersoggettivo che è superiore alle singole capacità degli individui. Questa cosa poi si va a risolvere in una coscienza di gruppo, che è quello che poi viene ricondiviso con tutti i membri del gruppo. E quindi diciamo, cominciamo a parlare di un'elaborazione che produce nuovi elementi culturali, addirittura, perché diventa creativa non come l'individuo semplice che scrive un grande libro, che e per fortuna che ce n'è qualcuno che lo fa, ma è proprio, diventa un'elaborazione culturale, perché si creano nuovi tipi di cultura che nascono dall'interazione di gruppo. Ecco, per finire la parte riassuntiva, e poi perché cerco di essere più breve possibile, c'è un altro punto che evidenzia Screpante, che molti hanno fatto notare, che l'intelligenza collettiva dei gruppi egualitari e auto-organizzati possiede un intrinseco potenziale eversivo. Cioè, questo tipo di dinamica è molto più eversiva, quindi potenzialmente rivoluzionaria, di quella che si dà con le organizzazioni istituzionalizzate, normali, o gruppi, diciamo, di tipo più tradizionale. Quindi esiste una sorta di effetto moltiplicativo delle conoscenze di gruppo. L'insieme informativo di ogni individuo aumenta, forse additivamente, con l'apertura alle informazioni degli altri. E quello conoscitivo invece aumenta più che additivamente, perché l'individuo non si limita ad aggregare le conoscenze che ha appreso in interazione sociale, ma le rielabora producendone di nuovo. E quindi questa cosa qui può produrre dei veri flussi innovativi. Allora, questa è un po' la premessa di quanto l'aspetto comunitario è fondamentale per permettere di ottenere questa attivazione di individui che si mettono a produrre qualcosa di nuovo, di rivoluzionario.
Poi c'è una disamina sulla struttura che potrebbe avere un movimento di liberazione, così come lo pensa Screpante. Avanti. E faccio una sintesi super... fondamentalmente si parla di un insieme di piccole organizzazioni, quindi non c'è l'immagine del costruire il grande partito che può orientare le masse o che a cui si può affluire, e poi vedremo anche perché. Quindi io quando ho visto questa cosa, ma io mi ricordo che questo, mi ricordo un articolo sul partito Rete del 2015 che avevo letto sempre di Ernesto, che perché ragionandoci oggi quella forma lì non sta più funzionando, perfino i partiti tradizionali non la usano più, di fatto lo sono, ma perché sono delle macchine più commerciali, diciamo, mettiamola così. Però di partiti che nascono veramente dalla base, diventando quel tipo di organizzazione, non se ne vedono. Quindi ci sono tre tipi di soggetti in questo tipo di movimento: singoli individui, piccoli gruppi sociali e piccoli gruppi politici, con la differenza che i gruppi sociali sono quelli che vivono negli ambiti di base, lavorativi, quello che è, insomma, sociali, culturali, e i partiti in genere sono micropartiti che cercano di sviluppare dei nuclei ideologici che un domani potrebbero diventare egemonici in un movimento del genere, che sono molto, diciamo, consapevoli di quello che stanno cercando di produrre e che in genere poi entrano in competizione all'interno di queste reti per ottenere egemonia. Ecco, nel momento in cui si creasse una dinamica di movimento di questo tipo, il problema sarà chi prende le decisioni, come si prendono le decisioni, come ci si coordina, come si risolvono i conflitti. Fondamentalmente Ernesto identifica un ruolo fondamentale in questo caso al leader carismatico, cioè all'emergere, comincio a usare questa parola, emergere, di leader carismatici che siano in grado di mediare e di, diciamo, orientare per il bene comune, quindi non parliamo proprio di leader al servizio della comunità, quindi che sono affetti dal narcisismo non patologico nella classificazione. Quindi abbiamo bisogno di persone che hanno un po' di narcisismo, perché quello ci vuole per un leader, ma esiste un tipo di narcisismo in cui uno si mette a disposizione e non è patologico, e è quel tipo di caratteristica che serve per questa funzione. In questo modo questa leadership può andare a risolvere i conflitti. Allora, questo schema secondo me funziona. Io mentre lo leggevo però mi è venuto in mente, visto che poi si parla di feedback, che dietro le righe c'era già in mente l'aspetto dei sistemi complessi. Cioè, fondamentalmente, e quindi mi permetto di proporre un piccolo approfondimento su questo aspetto, assolutamente non in conflitto con quello che c'è scritto nel libro, perché in pratica è un modo in cui potrebbe svolgersi quel film lì, dal mio punto di vista. Allora, il tema è che, partiamo un minimo di premessa, è che la struttura organizzativa dei partiti e dei movimenti e di qualunque organizzazione sociale attualmente prevede sempre la determinazione di un centro più o meno eletto o imposto dai padroni, intesi anche come semplicemente partecipanti del soggetto, o anche a volte dalla situazione contingente, e a volte in genere è il gruppo promotore dell'iniziativa. In genere si tratta di un modello organizzativo autosimile, cioè l'autosimilitudine sarebbe quando io ho la stessa morfologia a scale diverse. Quindi in questo caso io immagino che esiste la struttura organica umana, animale, in cui c'è un cervello con il sistema nervoso e coordina un organismo vivente, eccetera, eccetera, e che qualunque movimento a volte si dice il Parlamento è il cervello del paese, il governo, proprio perché c'è questa metafora organicistica di questo funzionalista, che però è un punto di vista un po', diciamo, ottocentesco, perché appunto è un punto di vista molto positivista, che risale a una visione di questi schemi che anche la scienza ha un po' superato, ecco, perché poi vedremo che dagli anni 70 in poi anche la biologia stessa non la vede proprio così la faccenda. Quindi
siccome ogni momento di sviluppo della storia umana è caratterizzata da una concezione, diciamo, della scienza della natura umana intesa proprio come concezione scientifica, sarebbe importante adeguare i movimenti attuali, cosa che tra l'altro il nemico fa, perché loro prendono a man bassa queste cose qua, diciamo, i cattivi, adeguare le caratteristiche, diciamo, organizzative dei movimenti emancipativi a quello che è il massimo della scienza del momento, diciamo. E in più tenendo anche conto di alcune complicazioni, come per esempio nell'Ottocento e per gran parte del Novecento, anche la strutturazione sociale era tale per cui l'individuo non faceva fatica a strutturarsi, leggeva un volantino, era d'accordo con qualcosa e entrava in un'organizzazione. Oggi, perché uno entra in un'organizzazione, ci deve pensare 2 anni, perché siamo troppo destrutturati, è cambiato proprio l'universo, quindi entrare in un partito con delle regole, mettendosi a fare una funzione, ma chi lo fa? Cioè, è proprio ormai sembra una cosa quasi sociopatica nel mondo di oggi, purtroppo, o per fortuna, non lo so, però di fatto è così. E questo succede anche con la democrazia, cioè sì, con la struttura sociale, con la modernità arriva la democrazia, prima c'erano le monarchie in cui c'era il Dio che diceva che quello doveva comandare. La democrazia all'inizio però è una cosa molto elitaria, e pian pianino si arriva all'immagine di una democrazia reale con la partecipazione diretta degli individui. Noi non la chiamiamo democrazia diretta perché sarebbe banalizzarla come è stato fatto recentemente. Il modello Libertalia è un esempio. Infatti Schepanti parla di un modello in cui ci sono dei livelli rappresentativi, dei livelli di consultazione diretta e dei livelli che permettono a chi ha eletto un rappresentante di controllarlo. E quindi diventa una democrazia reale in cui comunque io popolo posso dire se una cosa mi va bene o male. O io come individuo posso contribuire con la mia opinione a quello che poi dirà il popolo. E non è detto che però il popolo dirà quello che dico io. Devo anche accettarlo questo, perché quello è un altro elemento. Quindi, venendo poi al succo, diciamo che negli anni 70 arrivano Prigozhin con la chimica fisica, Ilya Prigozhin, non in generale, e Maturana e Varela nella biologia, fondamentalmente poi ce ne sono tanti altri, che lanciano questa cosa delle strutture complesse e dissipative, cioè il caos che si auto-organizza sfruttando l'energia esterna. Prigozhin parla addirittura della vita come stato della materia, che poi sono le strutture autopoietiche di Maturana e Varela. Cioè fondamentalmente si capisce che in sistemi caotici, molto caotici nel senso che sono lontani dall'equilibrio, molto interconnessi tra di loro, chiusi, con molta energia che arriva da fuori e con la possibilità di espellere scorie, possono avvenire effetti di auto-organizzazione. Facciamo un esempio, cosa si intende? Sapete che nel polo di Saturno c'è un esagono. Peccato che quella è una turbolenza gassosa infinita, una cosa, cioè, però incredibilmente, quindi con energie, cose, delle tempeste che stritolerebbero il nostro paese, c'è un esagono permanente, fisso, sta lì, ruota un pochino, ma è quella è una struttura dissipativa, cioè apparentemente è una cosa statica, ma invece è un sistema complesso, altamente instabile, apparentemente, che però usa l'energia del pianeta, diciamo, della turbolenza, per auto-organizzarsi. Questa cosa succede anche in una padella, se la scaldiamo in un certo modo, con un flusso lento, appaiono degli esagoni. La cosa degli esagoni è, non so perché è proprio l'esagono, però appaiono questi esagoni. Queste caratteristiche sono state studiate I sistemi complessi, per esempio, devono avere componenti interagenti, cioè devono avere molti sottoinsiemi o componenti che interagiscono tra di loro in modi che possono essere sia lineari che non lineari, cioè col feedback. Ecco perché è meglio non il grosso partito, ma tante organizzazioni, perché cominciamo ad avere un sistema complesso. Il sistema complesso permette il comportamento emergente, l'emergenza, che non è l'emergenza... È il fatto che queste interazioni portano a comportamenti che non sono prevedibili semplicemente analizzando le parti individuali del sistema. Cioè, ci sono anche dei videogiochi live che tu metti alcune regoline e poi succede di tutto.
perché questi sistemi interagendo, e l'unico modo per capire come avviene questa interazione è simularla. Cioè non si può prevedere in modo deterministico con delle equazioni, bisogna fare delle simulazioni. E è per quello che è così complicato fare questi modelli, perché poi che succede? Che questi sistemi complessi mostrano una tendenza all'auto-organizzazione, dove il sistema si regola e si adatta autonomamente senza un controllo esterno diretto. E in più c'è la non linearità, cioè che il tutto è diverso dalla somma delle parti, cioè le interazioni tra il tutto generano un fenomeno che non è osservabile semplicemente descrivendo le varie parti. C'è un altro pezzo che è fondamentale, che è la sensibilità alle condizioni iniziali. I sistemi complessi sono estremamente sensibili alle condizioni iniziali. Vuol dire che se io inizio un processo con certe caratteristiche, per esempio faccio un gruppo molto verticista, diciamo, ma poi dopo diventerà democratico, è impossibile. Le condizioni di origine nei sistemi complessi sono... perché i sistemi hanno quest'altra caratteristica, che si ricordano gli stati. Un sistema complesso può andare avanti o indietro nei suoi stati, ma se li ricorda, non può trasformarsi del tutto. Ci sono le biforcazioni, cioè ci sono i punti di singolarità in cui posso andare da una parte o dall'altra, a partire da piccolissime variazioni. Quindi quello è l'altra, il famoso effetto farfalla, che basta, una farfalla. Quindi sono molto sensibili anche a delle piccole cose e hanno l'adattabilità, cioè sono in grado di adattarsi. Infatti i sistemi viventi sono i sistemi complessi. L'autopoiesi, e poi finisco con la parte teorica, però se no poi non si capiva quello che ho introdotto questa parte un pochino teorica, perché è utile per capire. Allora, fondamentalmente il sistema autopoietico, che sarebbe un modo diverso di dire il sistema di vita, gli esseri viventi, che però ammette che ci sono anche esseri non viventi che siano sistemi autopoietici, fondamentalmente sono sistemi chiusi a livello operativo, cioè c'è un dentro e un fuori, non sono lineari come prima, hanno l'effetto di emergenza, come abbiamo detto prima, per i sistemi complessi, sono capaci di adattarsi e di rispondere a cambiamenti ambientali. Ora, tutto questo perché lo dico? Perché secondo me, nell'ipotizzare un movimento del genere, dovremmo provare a creare delle condizioni di origine promosse in modo intenzionale che vadano verso il fatto che questa interazione tra gruppi, mini partiti, eccetera, eccetera, sia di tipo autopoietico. Cioè permetta, per esempio, all'insieme di autoregolarsi, di mantenersi, ma soprattutto, per farla breve, di ammettere l'emergenza, cioè il fatto che emergano delle funzioni, non solo perché sono elette, non solo perché sono necessarie, ma dall'interazione. Quindi, per esempio, mi immagino questa leadership di cui parla Ernesto come un fenomeno emergente, che non è il leader come l'abbiamo conosciuto, ma è una serie di soggetti che, spinti da questa nuova intelligenza di gruppo, sviluppano queste caratteristiche necessarie e le mettono a disposizione dell'insieme a partire dalle loro relazioni sociali nel flusso, per esempio. Oppure, in un'organizzazione del genere, il coordinamento permanente dell'organizzazione in quanto totale dovrebbe essere proibito, perché genera la morte dell'organismo. Quello che dice sempre Prigogine, no? Che la vita è lo studio del non equilibrio. Anche la fisica normalmente viene studiata, la fisica dell'equilibrio a scuola fino al liceo e anche all'università, poi si scopre che però tutti i fenomeni fisici veri sono nel non equilibrio, equilibrio instabile, equilibrio autopoietico, e quindi che equilibrio uguale morte, anche se è rassicurante, adesso controllo tutto. Invece instabilità uguale vita, con il fatto di poter assumere materia da fuori e anche espellere, quindi anche senza avere paura che ci sia un flusso dentro fuori, anzi è necessario, se no la struttura autopoietica non si dà. E infine, perché ci sarebbe tanto altro da dire, ma si diventa un po'... lì c'è la paura di perdere il controllo, perché il tema è che in questo tipo di organizzazione le decisioni verrebbero... Sì, c'è la leadership che si attiva per alcune decisioni, alcuni coordinamenti occasionali per un'emergenza, nel senso come le elezioni si possono fare. Però se diventa veramente una struttura autopoietica, non ci sarà più un centro di comando, cosa a cui noi siamo abituati, bisogna costruire, ma ci sarà una classe dirigente, tra virgolette, cioè una classe di nucleo, una diffusa nell'organizzazione, che in qualche modo tirerà le file, ma non in modo
necessariamente così intenzionale, perché oggi i fenomeni sociali sono anche così complessi che non li può controllare un individuo. Quindi il tema è costruire veramente una rete che possa produrre un'intelligenza collettiva che va oltre a quella che è la coscienza di gruppo. Ultimo passaggio, c'è una cosa bellissima che dice Prigogine, che in un sistema complesso, lontano dall'equilibrio, se alcune parti in diversi punti del sistema iniziano a auto-organizzarsi in modo effettivo, anche intenzionandolo in questo caso, un po' anche viene innescata l'auto-organizzazione, si può produrre un effetto bang del sistema, in cui tutto il sistema si struttura in quel modo, per effetto proprio di legge strutturale. E questo sarebbe interessante perché potrebbe anche potremmo immaginare una crescita non lineare di questo movimento, perché la società oggi è un sistema complesso, molto lontano dall'equilibrio, in cui anche piccoli gruppi auto-organizzati in questo senso, che però ipotizzano con questo tipo di conoscenza, e anche approfondendo, io sono proprio approfondendo queste tematiche, lanciare dei processi che possano produrre degli effetti bang nel sistema sociale. Qui mi fermo. Facciamo una pausa. Facciamo 5 minuti di pausa. Si può fare se vuoi. Che abbiamo ancora un'ora, Abbiamo finito tutto. No, dico qualche cosa io, poi dopo facciamo una pausa e poi facciamo il dibattito. Va bene. Ok. Naturalmente non vi dovete aspettare che io adesso vi chiarisca tutti i dubbi che vi sono emersi ascoltando queste tre relazioni. Ovviamente ognuno dei tre relatori ha espresso la propria lettura del libro, un punto di vista particolare, e ha portato, ha messo in evidenza alcuni problemi, ma è evidente che se uno vuole capire qualche cosa di questo libro, la cosa migliore da fare è leggerselo. Quindi io non posso aggiungere molto a quello che hanno detto loro, però alcune cose credo che dovrei dirle, alcune cose fondamentali. In particolare voglio concentrare l'attenzione su due argomenti. Il primo è il nesso libertà-autonomia come base dei processi di liberazione. E il secondo è il problema della formazione dei movimenti collettivi e di quale aspetto organizzativo può assumere una rivoluzione oggi. Ok? Allora, chiariamo bene questa cosa, questa differenza tra libertà e autonomia. Come è stato già detto, il mio approccio non è filosofico o metafisico, è scientifico. Mi baso proprio sui risultati della ricerca scientifica. Esistono dei filoni di ricerca, sia in economia, sia in psicologia, che hanno portato oggi a definire con una certa precisione i concetti di libertà e autonomia. È importante definirli con precisione, perché oggi tutti quanti parlano di libertà, cioè veramente la libertà è diventata uno di quei concetti passepartout. Chiunque parla, anche i fascisti sono a favore della libertà, Berlusconi non ne parliamo, esiste un giornale che si chiama Libero, che è di estrema destra, esisteva un giornale che si chiamava Liberazione, che era di sinistra, però non si sa bene che cos'è questa libertà. Allora, questo fenomeno di ricerca, che precisamente si è sviluppato nella filosofia analitica anglosassone e poi successivamente in una branca dell'economia matematica, addirittura ci sono aspetti matematici abbastanza complessi, però la cosa è molto semplice. La libertà è definita come l'insieme delle opportunità di scelta di un individuo, cioè le cose che un individuo può scegliere di fare. Okay? Allora, per definirla dobbiamo porci in un istante precedente alla scelta, quindi ex ante.
Cioè, a noi non ci interessa sapere quali sono i criteri in base ai quali l'individuo sceglierà, quali sono i suoi gusti, i suoi desideri, i suoi valori, perché ancora ci poniamo prima della scelta. Quello che vogliamo sapere è che cosa può scegliere di fare e che cosa può e cosa non può scegliere di fare. Questo è il punto. Allora, chiarisco subito con degli esempi. È un insieme, essendo un insieme, è un insieme chiuso, limitato, ci sono dei vincoli. E questi vincoli possono venire dall'economia, dalla legislazione, dai principi etici, dagli usi, dalle consuetudini. Allora, un primo esempio è, mettiamoci in un paese in cui sia obbligatorio per la donna portare l'hijab. Ok? È obbligatorio. Se non lo porti, corri il rischio di essere fatta a pezzi, picchiata per strada, come minimo. Ok, confrontiamo una donna che si trova in questo paese con una che si trova in un altro paese in cui non c'è questo obbligo. Le due donne possono essere identiche, non ci sono identiche, avere gli stessi gusti, non ha importanza, però la cosa importante è che nel primo paese quella donna non ha una opportunità di scelta, non può scegliere di non portare l'hijab. Nell'altro può scegliere di portarlo o di non portarlo. Noi possiamo immaginare una donna che vive in Afghanistan e una che vive in Italia. A parità di altre condizioni, la donna che vive in Italia è più libera. È chiaro? Non sappiamo che cosa gli passa per la mente. E non ha importanza, perché noi ci poniamo prima che lei scelga di fare questa cosa. Il suo insieme di opportunità è limitato. In quel caso là ha un'opportunità in meno. Va bene? Oppure poniamoci in un paese come l'Italia in due momenti storici diversi. Prima della legge sul divorzio e dopo la legge sul divorzio. Prima del divorzio, prima della legge sul divorzio, non c'era questa opportunità di scelta. Dopo c'è. Quindi, indipendentemente che uno voglia o non voglia divorziare, che lo ritenga moralmente lecito o illecito, non ha nessuna importanza. L'importante è che prima di questa legge non si poteva divorziare. Quindi non c'era questa opportunità di scelta. Dopo c'è. Quindi le persone che vivono dopo in questa società, dopo questa legge, sono più libere di quella. È chiaro? Questa è la definizione di libertà. Prendiamo un aspetto economico, invece. Prendiamo un operaio che guadagna, diciamo, 1.500 euro al mese. Con il suo reddito può scegliere di acquistare alcuni beni, ma non può scegliere di acquistarne altri. Confrontiamo quest'uomo con, ad esempio, il manager della sua impresa, immaginiamo che sia una impresa multinazionale, ok? Che guadagna 150.000 euro al mese, ok? Sono numeri non irrealistici. Bene, l'operaio non ha la libertà di comprarsi una Ferrari, che la voglia o no. Però non ha questa libertà. La Ferrari non entra nel suo insieme di opportunità, perché con il suo reddito non può permettersi. Il suo manager ce l'ha, questa libertà. Oh, potrei moltiplicare gli esempi, ma insomma è abbastanza chiara questa cosa qua, no? Quando lui diceva che è un insieme misurabile, intendeva questo qua, perché le opportunità possono essere contate in linea di principio, poi in pratica è molto difficile perché c'è un'infinità di elementi in questo insieme. Però in linea di principio la libertà è misurabile, definita in questo modo. Tra parentesi vorrei dirvi che questo concetto di libertà è definito in modo abbastanza rigoroso in Gramsci, ovviamente non in questi in termini matematici, però in Gramsci si parla proprio di libertà in questo senso. Anche in Marx c'è un cenno. Un ultimo esempio, prendiamo un operaio che lavora in un'impresa ed è stato assunto con un contratto di lavoro dipendente, di lavoro quindi subordinato. Il contratto prevede che lui svolga attività lavorative sotto il comando della controparte, del datore di lavoro. Per legge deve obbedire agli ordini, entro certi limiti ovviamente, delle cose che il padrone non può fare, non può prussarlo, per esempio, almeno da noi non può farlo. Però entro questi limiti di autorità
l'operaio è obbligato a svolgere l'attività lavorativa sotto il comando del datore di lavoro e quindi fa delle cose che non ha deciso lui di fare, e quando svolge attività lavorativa non ha praticamente nessuna opportunità di scelta. Cioè lui non può scegliere di fare questo libro in un modo o in un altro, con la copertina rossa o bianca. Quello è stato scelto, è stato deciso da qualcun altro. Lui deve semplicemente obbedire agli ordini. In questo caso, diciamo, parliamo di una libertà di scelta nella sfera produttiva che è, in linea di principio, nulla per il lavoratore dipendente, mentre è positiva per il datore di lavoro, che sceglie cosa fare, cosa produrre, come produrlo, come organizzare la produzione, eccetera, eccetera. Bene, adesso vediamo che cos'è l'autonomia. È una cosa completamente diversa. È importante distinguere queste due cose, ma tra l'altro fino a qualche decennio fa non era chiara questa distinzione. I filosofi parlavano di libertà intendendo anche autonomia, insomma è una cosa un po' complicata, però adesso questa distinzione è stata fatta ed è abbastanza semplice, almeno in linea di principio. Riprendiamo la donna che vive in un paese in cui è obbligata a portare l'hijab. Ok? Cosa può fare questa donna? Può fare sostanzialmente tre cose. Primo, lo porta anche se non vuole portarlo. Anche se i suoi valori, i suoi gusti, le sue preferenze le dicono che non dovrebbe portarlo, non vorrebbe portarlo, però lo deve portare, se no becca un sacco di botte. Ok? Questa donna, possiamo dire, non è autonoma. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha compiuto un'azione che lei non ha deciso volontariamente e consapevolmente, non l'ha decisa lei. Autonomia vuol dire, autonomia in un'azione vuol dire che quell'azione è stata decisa volontariamente e consapevolmente dal soggetto che la compie. Quindi, badate, ci poniamo in un momento ex post rispetto alla scelta. Dopo che la scelta è stata effettuata, ci domandiamo: l'hai fatta volontariamente? Sei consapevole di quello che hai fatto? La risposta è no, allora quell'azione l'hai fatta non autonomamente, non sei stata autonoma. Questa è la prima cosa che può fare. La seconda cosa che può fare è molto più complessa, ma in realtà forse è quella che è più diffusa. Tra l'altro, sapete, ci sono molte donne che anche da noi lo portano, no? E se voi andate a domandare, ma perché porti queste cose? Perché ti rendi conto che non sei libera? Lei si incazza pure, dice, come, io l'ho scelto volontariamente, io lo faccio per libera scelta. Io voglio portarlo perché i miei valori mi dicono che devo portarlo, ok? Questa donna cosa ha fatto? Ha assimilato i valori che stanno dietro quel tipo di comportamento, li ha fatti propri, li ha introiettati, interiorizzati, eccetera. Sono varie gradazioni, ora non voglio entrare nei dettagli. E quindi ha scelto volontariamente di fare quell'azione in base ai propri valori. Quella donna porta l'hijab volontariamente e quindi è autonoma. Vi può sembrare strano, paradossale. Due donne portano tutte e due l'hijab, una è autonoma e una no. Questo tipo di autonomia, io lo definisco autonomia adattiva. Perché? Perché l'individuo si adatta ai valori della società, li introietta e si comporta in base a questi valori facendo le scelte che deve fare per far funzionare la società. Quando prima si parlava del fatto che molti individui non fanno la rivoluzione anche se sono oppressi, è perché? Perché la stragrande maggioranza degli individui ha introiettato i valori della società e certe scelte le fa autonomamente. Quando uno va a votare, un operaio va a votare per la Lega, non puoi dire che è un coglione, che è un deficiente. Va a votare perché in base a certi valori che lui ha assimilato ritiene giusto fare quella scelta e quindi ha votato per la Lega autonomamente. Questa è la seconda cosa. La terza cosa che può fare quella donna è riflettere
sulla situazione e sui valori, su se stessa, capire che quella norma è una forma di oppressione per lei, rifiutare i valori che la opprimono, che la mettono sotto la soggezione degli uomini, assimilare, diciamo, sviluppare altri valori e fare scelte alternative a quelle consuete in base a questi altri valori. Per esempio, quindi può decidere di non portarlo, rischiando anche la vita. È una scelta rischiosa. Questa io la chiamo autonomia liberatoria. Ed è una condizione fondamentale per innescare i processi rivoluzionari. È evidente che è molto difficile fare questa scelta per un singolo individuo. Una donna che si comporta così in Afghanistan veramente rischia quantomeno un sacco di legnate. Se però, invece di essere una donna, sono molte donne, e se riescono a organizzarsi, e si riescono anche a reagire a quel tipo di oppressione, possono innescare un processo di cambiamento per cui quell'atto di liberazione individuale diventa un atto di liberazione collettiva. Ed è così che nascono i movimenti di liberazione. Allora, spero di essere stato chiaro nella definizione di questi due concetti, autonomia e libertà. Si è parlato prima anche della definizione della natura umana, e si è anche detto che alcuni filosofi o economisti danno delle definizioni assiomatiche o metafisiche della natura umana. Il classico esempio è l'economista neoclassico utilitarista che dice: l'uomo è un homo economicus, cioè uno che massimizza la propria utilità in modo razionale, bla 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 bla. E da cui una serie di opere scientifiche che ti portano a vincere il premio Nobel se hai assimilato questa cosa qua. Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché tutti sappiamo che gli uomini non si comportano così. Va bene? Ma come si comportano? Come facciamo a sapere come si comportano effettivamente? Come facciamo a sapere qual è la natura umana? Allora, il mio punto di partenza è che non esiste la natura umana. L'uomo è un essere abbastanza malleabile, fortemente influenzabile dalla società e dai valori in cui è stato educato, in cui è cresciuto. Ed è un essere naturale, cioè un animale fondamentalmente, un animale sociale, certo, e in quanto tale ha dei bisogni. Quindi si tratta di capire quali sono i bisogni dell'individuo. Ora, anche in questo caso c'è una vastissima documentazione scientifica che opera soprattutto di psicologi e di psicologi del lavoro. Hanno fatto proprio delle ricerche empiriche in fabbrica o anche nelle cliniche per capire quali sono i bisogni fondamentali degli esseri umani. Quindi, badate, non è una filosofia, una metafisica o un'antropologia filosofica, sono risultati di una ricerca empirica. Per dirvi alcuni nomi di psicologi che hanno lavorato a questo approccio, uno il più importante è Maslow, forse qualcuno conosce. È quello che volevo citare, le risonanze cognitive, infatti. Non te l'ho detto. Dizzy Ryan, comunque nel mio libro sono citati. C'è proprio un settore di ricerca, si chiama, mi sembra, psicologia positiva. Questi studiosi hanno sono arrivati alla conclusione che gli esseri umani, almeno quelli che noi conosciamo, quelli su cui abbiamo fatto delle indagini, quindi oggi, hanno fondamentalmente due insiemi di bisogni, che sono chiamati bisogni edonici e bisogni eudemonici. Edonici sono quelli che riguardano la sopravvivenza dell'individuo, bisogni di consumi, di sicurezza, di cura delle malattie, di una vecchiaia con una pensione decente, insomma, queste cose qua che sono quelle su cui si concentrano gli economisti normalmente. Queste sono importanti, sono fondamentali, però si è scoperto che non sono i più importanti. I bisogni eudemonici sono quelli che hanno a che fare con
diciamo, l'identificazione con ciò che l'individuo ritiene la parte più profonda, più intima di se stesso, quelli nei quali l'individuo vorrebbe realizzare se stesso, e sono fondamentalmente tre, cioè bisogno di autonomia. Okay? Cioè l'individuo ha bisogno di sentirsi l'artefice delle proprie azioni. Quando è costretto a fare delle cose sotto il comando o il condizionamento di un altro, è infelice, si sente oppresso. Quindi cioè, autonomia, oppressione. Bisogno di autonomia. Bisogno di autorealizzazione. Cioè l'individuo ha bisogno di esprimersi in quello che fa. Cioè di fare delle cose in cui esprime la propria personalità, quindi di creatività. Bisogno di creatività. È facile capire questa cosa se si pensa al lavoro di un artista. Ovviamente l'artista fa delle cose perché quello che fa le fa volontariamente, ovviamente, è autonomo, e le fa per esprimere se stesso. È un'attività creativa. E prova una grande soddisfazione, non soltanto nell'opera che ha compiuto, ma anche nel compiere l'opera, nel momento in cui si sta esprimendo. Il discorso vale per l'artista, ma anche per lo scienziato, quando fa ricerca scientifica, il filosofo, eccetera. Ovviamente non vale per il lavoro che sta, per il lavoratore che sta alla catena di montaggio. Perché? Perché le merci che produce intanto non l'ha deciso lui e quindi non può esprimere la propria personalità. Il terzo bisogno è bisogno di socialità. Cioè l'individuo ha bisogno di interagire diciamo felicemente con gli altri, cioè di avere un'interazione con gli altri che gli dia soddisfazione. Quindi non qualsiasi tipo di organizzazione soddisfa questo bisogno. Per esempio l'organizzazione gerarchica non la soddisfa. Faccio sempre l'esempio della fabbrica. L'operaio che sta in fabbrica deve obbedire al capetto, al misuratore dei tempi, al manager, eccetera, eccetera. La socialità è alienante. Non è un modo per soddisfare il bisogno di socialità. Quello. D'accordo? Allora, l'individuo è mosso dai bisogni, cioè dal tentativo di soddisfare i propri bisogni. E questo spiega i processi storici e rivoluzionari. Cioè, il libro intitolato Liberazione, come ha fatto notare lui, è anche un'interpretazione della storia. Dice che la storia è fondamentalmente un processo di liberazione. Non sappiamo se nel futuro sarà così, perché appunto rifiutando Hegel non abbiamo una filosofia della storia, però sappiamo che in passato è stato così. Cioè le forme di organizzazione sociale si sono evolute nel tempo, tra alti e bassi, ma si sono evolute nel senso di espandere insieme di opportunità. Fino a questo momento. Poi di fronte a noi c'è sempre socialismo barbarie, mettiamola così. Non sappiamo dove si va a finire. Però non c'è dubbio che fino a questo momento è così, perché se voi confrontate le condizioni di vita di uno schiavo romano e quella anche di un lavoratore salariato, indubbiamente c'è stato un progresso. Oppure le condizioni di vita di una donna nella società greca, classica, o una donna nella società greca di oggi. È enormemente più libera. D'accordo? Quindi la storia si sviluppa come processo di liberazione perché? Perché gli individui sono mossi dal bisogno di realizzare, la pulsione di realizzare i propri bisogni, soprattutto eudemonici, ma anche quelli edonici ovviamente, anche se quando lo fanno non ne sono consapevoli. Guardate, l'operaio che lotta per avere un aumento di salario, o una riduzione dell'orario di lavoro, non sa neanche pallidamente cosa vuol dire autonomia e libertà, non gliene frega niente, non sta lottando per quello, però in realtà sta lottando per avere un aumento di salario, cioè per espandere il proprio insieme di opportunità, quindi sta lottando per la liberazione. Se vuole una riduzione dell'orario di lavoro, sta lottando per l'aumento del tempo libero, il tempo libero è quello in cui può fare scelte non condizionate dalla gerarchia. Quindi
anche se storicamente le motivazioni delle lotte non sono state definite in termini di liberazione, a volte sì, a volte no, però di fatto noi possiamo ridurre tutte le lotte di emancipazione a lotte per l'espansione della libertà. E la cosa si spiega per questa dialettica tra bisogno di autonomia e vincoli che la società, la cultura, l'economia pongono agli insiemi di opportunità. Gli insiemi di opportunità si allargano perché l'individuo è mosso dal bisogno di autonomia. Questo è, diciamo, è il nucleo fondamentale del libro. Poi su questo viene costruito tutto il resto. E visto che il tema che mi sembra che è interessato più di tutti qua è quello del movimento di liberazione, della rivoluzione, se vogliamo, vorrei dire qualcosa anche su questo. Su questo ho dei dubbi, cioè non ho le idee chiarissime, lo devo dire. No? Le cose che ha detto lui mi convincono, ha detto qualcosa in più di quello che ho scritto io. Però alcune cose però sono abbastanza chiare. Lui per esempio ha parlato di due schemi di rivoluzione, li ha chiamati machiavelliano e gramsciano. Io uso questi termini. Lo schema machiavelliano è in pratica quello che si è verificato in quasi tutte le rivoluzioni che si sono verificate storicamente. Perché Machiavelli parte dal presupposto che il popolo è moralmente corrotto, cioè vittima dell'ideologia, lui diceva, della Chiesa Cattolica, lui attribuiva alla Chiesa Cattolica questa. Per cui non ha amore per la libertà, non è disposto a lottare per la libertà, e quindi da questo popolo non ci si può aspettare che faccia la rivoluzione. Lui non usava il termine rivoluzione. È un popolo che vive nell'oppressione e non è in grado di liberarsi perché oggi diremmo è stato egemonizzato culturalmente dal potere. Allora, qual è la scommessa che fa Machiavelli? La scommessa è che sorga un principe nuovo, magari principe nuovo, cioè un soggetto che può essere individuale ma anche un gruppo che fa della politica una professione. Politica intesa come conquista del potere, che usa tutti i mezzi necessari, anche i più immorali, perché vive una società immorale, per prendere il potere e creare le condizioni del vivere libero. Guardate, questa può sembrare una cosa strana, ma Machiavelli lo dice esplicitamente, il principe nuovo si deve appoggiare al popolo, perché il popolo ama la libertà, anche se non è disposto a lottare per la libertà, mentre i grandi amano opprimere. Quindi il principe nuovo è un liberatore. Tra parentesi, a un certo punto, dopo che la Repubblica in cui lui era stato cancelliere è stata affossata da un colpo di Stato fatto dall'esercito spagnolo a servizio della famiglia Medici, e i Medici tornano al potere, a un certo punto il capomandamento della famiglia Medici chiede agli intellettuali fiorentini di dare dei suggerimenti su come riformare la Costituzione fiorentina. E Machiavelli fa una sua proposta, è interessante questo, lui propone, va bene, sostanzialmente dice questo, il potere ce l'avete voi e lo esercitate sotto forma di monarchia, ok, però governi da monarca, ma dai una Costituzione repubblicana, di modo che quando tu muori il popolo possa tornare ad autogovernarsi. Guardate, è una cosa pazzesca, ma ovviamente non hanno preso neanche in considerazione questa proposta. Però l'idea è questa qua, che il principe nuovo fa, io la chiamo rivoluzione, lui non la chiamava rivoluzione, insomma, prende il potere, crea una società di transizione con la quale pone le condizioni del vivere libero, di un futuro vivere libero. Allora, dico, questo è lo schema che è stato in pratica adottato da tutte le rivoluzioni che noi conosciamo. Quella inglese in cui c'erano i levelers, poi quella americana, quella francese, quella russa, eccetera. Cioè c'è sempre un'avanguardia di politici di professione che prende il potere e cerca di trasformare la società nell'interesse del popolo.
l'ultima autorizzazione di questo modello, l'ultimo teorico è stato Lenin, anzi prima di lui Robespierre. Robespierre parlava del dispotismo della libertà. È una forma di dispotismo che serve ad espandere la libertà. Che ha anche un senso in base alla definizione di libertà che vi ho dato prima. Ho pensato a Kemal Pasha in Turchia, dopo la prima guerra mondiale, prese il potere, modernizzò la Turchia, cercò di trasformare in uno stato laico, moderno, eccetera. Tra le altre cose, proibì l'uso dello chador alle donne. Una cosa... lo fece in modo assolutamente non democratico, perché se avesse sottoposto questa decisione al popolo, sicuramente non sarebbe passata, perché non soltanto tutti gli uomini, ma anche gran parte delle donne avrebbe votato contro. Quindi questo è il dispotismo della libertà. Il dittatore prende il potere e lo usa per espandere la libertà del popolo. Può sembrare un paradosso, si parla anche del dittatore libertario. Rousseau pure parlava di uno schema del genere. Diceva addirittura che bisogna obbligare gli individui ad essere liberi. Che si può dire di questo schema? Si può dire che non ha funzionato, purtroppo. Perché? Perché una volta che il principe nuovo prende il potere, se lo tiene. E non c'è niente da fare. Lenin ha preso il potere, ha fatto, certo, c'erano i soviet, non è che l'ha fatto lui, l'ha fatto il popolo, i soviet. È andato a potere promettendo l'assemblea costituente, poi ci sono state le elezioni dell'assemblea costituente in cui i bolscevichi erano in stretta minoranza e lui ha cancellato l'assemblea costituente. Quindi il principe nuovo prende il potere, ma alla fine non è in grado di governare democraticamente, deve imporre dei provvedimenti che magari sono di liberazione, ma deve imporle perché il potere, lo Stato. Allora, l'altro modello era quello di Gramsci. Ora, mi potrà sembrare strano che io usi Gramsci contro Lenin, anche perché lui, come sapete, ha scritto un libro, tra i quaderni del carcere ci sono delle note su Machiavelli, e propone il concetto di moderno principe, che molti ritengono che sia una riproposizione del principe nuovo di Machiavelli. Per Gramsci il moderno principe sarebbe il Partito Comunista. In realtà non è la stessa cosa, secondo la mia interpretazione è proprio la negazione del principe nuovo. Perché? Perché Gramsci dà molta importanza ai fattori culturali, sociali e di egemonia culturale e politica. Per Gramsci la condizione fondamentale per fare una rivoluzione è di conquistare l'egemonia culturale. Conquistare l'egemonia culturale vuol dire che il popolo in qualche modo si libera dei valori tradizionali, quelli che lo tenevano oppresso. E quindi quando c'è un rovesciamento di potere, il popolo è pronto per autogovernarsi. Il moderno principe di Gramsci non è l'avanguardia esterna di Lenin che prende potere e poi esercita una dittatura per quanto volete libertaria, ma comunque è una dittatura. Il moderno principe è un partito che sta dentro il popolo, che ha svolto un lavoro di liberazione culturale innanzitutto e ha creato le condizioni affinché il popolo possa autogovernarsi. E quindi a quel punto la rivoluzione dovrebbe essere eseguita da un sistema che non si trova in contrasto con la democrazia. È utopistico questo modello? Non lo so. Si sono verificate rivoluzioni di questo tipo? Forse la rivoluzione messicana aveva in parte questo. Sicuramente in Italia la Resistenza ha avuto questo aspetto. La Resistenza è stato un movimento di popolo in cui c'è stata ovviamente un'avanguardia, cioè i partigiani, ma era un'avanguardia che stava dentro il popolo, che si muoveva non solo nell'interesse del popolo, ma anche con il consenso, con l'appoggio del popolo. Dopodiché, una volta rovesciato il regime
fascista si è creata una repubblica con forti avanzamenti politici e civili, per esempio il suffragio universale è una cosa che prima di allora era anche inconcepibile. Quindi quello potrebbe essere un esempio. Un altro esempio, esempi moderni ci potrebbero essere molti, di rivoluzioni che sembrano fallite, ma in realtà non sono fallite. Prendiamo il 68, ok? Ora, chiunque tra di voi abbia la mia età, magari avrà partecipato al movimento del 68, comunque sa di che cosa si è trattato e sarà pronto a pensare, penserà, diciamo, che è stato un fallimento completo. Ma siamo sicuri che è stato un fallimento completo? Certo, non abbiamo preso il potere. Però, mettetevi nei panni delle donne, perché una parte del movimento del 68, una parte consistente, forse la parte più interessante del 68 è stato il movimento femminista. Non hanno preso il potere, però hanno determinato dei cambiamenti valoriali, culturali e anche legislativi che hanno fatto fare degli enormi progressi alle donne. Pensate alla legge sull'aborto, sul divorzio, sul nuovo diritto di famiglia. Oggi le donne in Italia, ma anche nel resto del mondo, sono in condizioni di maggiore libertà e maggiore autonomia rispetto agli anni 60 e 50. Quindi quella in un certo senso è stata una rivoluzione che ha avuto successo, in un certo senso. Per altri versi c'è stato un regresso dopo, per esempio per le condizioni di lavoro. Inizialmente c'è stato un grosso progresso, lo statuto dei lavoratori è stato un progresso enorme, che è stato determinato anche dal turno caldo, poi però dopo c'è stato un regresso. Quindi questo tipo di rivoluzione può portare a degli avanzamenti, ma che possono anche essere seguiti dagli arretramenti. Non dobbiamo pensare alla rivoluzione come un processo in cui il partito prende il potere dallo Stato e poi usa lo Stato per trasformare la società in senso libertario. Non possiamo pensarla così, innanzitutto perché storicamente non è stato così, non è accaduto, ma anche perché non è giusto che sia così. La logica, diciamo, l'analisi storica ci porta a concludere che non deve essere così, deve essere un processo molto più profondo, più esteso, che deve coinvolgere non soltanto le avanguardie, lo Stato o i politici professionali, ma deve coinvolgere tutto il popolo. E quindi è un processo che può andare avanti, può durare a lungo, può avere degli avanzamenti, può avere degli arretramenti, e nel quale la forma tradizionale di organizzazione politica svolge un ruolo secondario, come è stato sottolineato prima da Valerio. Certo, svolge un ruolo organizzativo importante, però quello che conta in realtà è un movimento composto da una miriade di piccoli centri organizzativi che interagiscono tra di loro, che possono anche avere delle divergenze tra di loro, ma che poi convergono in certe... L'ultimo esempio di un movimento di questo genere è stato il movimento antiglobalizzazione, il movimento no global, è durato una decina d'anni. Anche quello alla fine si è risolto in un fallimento, però è un modello di come può funzionare questo processo. L'ultima osservazione, si è parlato del leader carismatico, non vorrei aver dato l'impressione che io sostenga che ci deve essere il leader carismatico, no, proprio non mi piace neanche l'idea che ci sia un leader. Di fatto però storicamente è accaduto così. Storicamente non esiste nessuna rivoluzione in cui non ci sia stato un leader carismatico. Cromwell nella rivoluzione inglese, Washington in quella americana, Robespierre, Danton in quella francese, Lenin, Trotsky in quella inglese, Mao Zedong, non ce n'è una in cui non ci sia stato un leader carismatico. Ma perché il leader carismatico è presente in tutti questi processi rivoluzionari? Quale funzione svolge? Svolge una funzione importante, almeno storicamente ha svolto una funzione importante, forse in futuro se ne potrà fare a meno, non lo so, però storicamente è accaduto questo. Il leader carismatico è un soggetto molto sensibile,
innanzitutto, è capace di percepire gli umori, le idee, i valori, le credenze diffuse nel popolo, di percepire le cose che i singoli individui non sono in grado di sintetizzare, anche perché individui diversi possono avere idee più o meno diverse. Il leader carismatico è quello che sintetizza il nucleo di queste credenze e lo esprime sotto forma di parole d'ordine. Il leader carismatico non scrive dei trattati come questo o come il Capitale. Scrive dei programmi con delle parole d'ordine semplici. Ok? Per Lenin la pace. Durante la guerra la parola d'ordine vincente è stata la pace. Di firmare l'armistizio. Ed era un'idea, un bisogno che tutti i russi sentivano. E poi altri, la terra, eccetera, eccetera. Quindi il leader è colui che sintetizza le opinioni diffuse tra il popolo, le esprime sotto forma di un programma e le trasforma in obiettivi di lotta e quindi anche in strumenti di organizzazione. Quindi il leader percepisce le idee, le elabora, le esprime, le trasforma in obiettivi e ci costruisce un'organizzazione intorno. E in questo senso è l'espressione del movimento. Non tutti i leader hanno questa capacità. Ci vogliono delle capacità particolari, per questo si dice che il leader è carismatico. Perché una volta che ha fatto queste cose, il popolo si riconosce lui. Il popolo dice, ah sì, è proprio questo che pensavo io. Quindi lui ha capito quello che volevo io. Lui ha capito cosa bisogna fare, quindi lo facciamo. Il leader carismatico è questo. Lenin era questo. Stalin non era questo. Stalin non aveva questa capacità. Diciamo la leadership di Stalin era piuttosto un culto della personalità costruito in modo posticcio dal potere dello Stato, ma all'epoca della rivoluzione Stalin non contava assolutamente niente, ma neanche lo conoscevano la maggior parte dei rivoluzionari. Quindi il leader carismatico in tutte le rivoluzioni che si sono verificate storicamente ha svolto un ruolo importante. E anche se non ci piace ammetterlo, a me non piace ammetterlo perché piacerebbe di più un'evoluzione senza leader carismatici, però di fatto ci sono stati. La scommessa è che si possa verificare quello che diceva Valerio, cioè che con il passare del tempo e soprattutto oggi che abbiamo a disposizione le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si possa organizzare un tipo diverso di movimento in cui conti di più la struttura di rete che non la struttura gerarchica e che questo movimento sia in grado di raggiungere certi obiettivi con un'organizzazione che non sarà magari un'organizzazione ferrea come quella del partito bolscevico, che tuttavia funziona come strumento di mobilitazione. L'esempio di nuovo è quello del movimento No Global, in cui c'era una capacità di mobilitazione incredibile. Si usava internet. Nel giro di una settimana c'era una mobilitazione con milioni di persone, ci siamo incontrati a Parigi, a Firenze. Quindi questo nuovo strumento di comunicazione, ora qui bisognerebbe fare tutto un discorso sugli strumenti di organizzazione, e lui che ha letto quel famoso articolo vi può dire che anche le forme di comunicazione svolgono un ruolo importante nelle organizzazioni. Però lasciamo da parte questo argomento e vorrei concludere dicendo che ripeto, su queste cose non ho le idee chiarissime, ma la mia speranza è che con la possibilità di usare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione i movimenti di liberazione possano assumere sempre più le caratteristiche di una rete autopoietica, cioè capace di autogenerarsi e creare i propri obiettivi e perseguire, raggiungere i propri obiettivi senza bisogno di strutture di potere come il partito tradizionale. Grazie.
Facciamo una pausa di 5 minuti, 10 minuti? Ok. Annuncio, ricominciamo. Quindi, per chi volesse scaricare il libro, Teda Liber, chi lo volesse scaricare gratuitamente, non si vede, ma ve lo dico io. No, comunque, il libro, ci sono varie possibilità. Il PDF potete scaricarlo gratis. Il cartaceo potete ordinarlo da Amazon. Ci sono due edizioni, una è questa qua, Teda Liber, e un'altra del Punto Rosso, ma sono identiche, i prezzi sono diversi. C'è la possibilità anche dell'ebook che potete acquistare da Amazon. Per chi vuole scaricare il PDF gratis, il sito si chiama Teda Liber. Ora magari poi ve lo dimenticate, però se ve lo dimenticate andate sulla mia pagina Facebook, Ernesto Screpanti, pagina Facebook Ernesto Screpanti, c'è un post in cui c'è Marx che abbraccia Gramsci e Machiavelli e lì c'è il link a Teda Liber. Bene, quindi se ci sono domande... Qua c'è la signora qua. Allora, sì, spero di riuscire a tenere questa diavoleria. Allora, io ho preso nota di alcuni termini che avete usato nelle vostre relazioni. Rivoluzione, innanzitutto, svelamento, consapevolezza, intelligenza di gruppo. Allora, mi chiedo, siccome la rivoluzione è un processo rapido, radicale, come può conciliarsi con un processo lento come quello di questa consapevolezza che si deve creare nella popolazione? E lo dico perché io per esperienza diretta sto facendo con un gruppo di cui faccio parte, noi stiamo lavorando sull'informazione, ci siamo resi conto che l'informazione è fondamentale perché la gente, le persone capiscano certe cose, si creino una consapevolezza di quello che sta succedendo, e anche quando magari hanno capito che le cose non vanno bene, però sono pigre, pensano che non si possa far niente. Noi cerchiamo di parlare con le persone, tra l'altro andando davanti tutti i giorni dal 6 novembre, quindi sono 202 giorni oggi, stiamo andando davanti alla RAI, servizio pubblico, perché ci dia una informazione corretta. Non parliamo di verità, perché non scendo o non salgo in questa discussione alta. Parliamo di confronto di idee, vogliamo sentire varie campane, no? Non solo le persone che la RAI invita, parlo di RAI, ma diciamo che l'informazione è messa tutta allo stesso modo. Ecco, quindi allora la prima cosa che dicevo è come si concilia una rivoluzione. È vero che prima o poi magari la gente è matura per fare la rivoluzione, ma ora che ci arriviamo magari cambia anche il sistema, la situazione, e dobbiamo ricominciare da capo. E poi volevo chiedere appunto che cosa ritenete dell'informazione, come secondo voi si potrebbe anche migliorare questo aspetto che è fondamentale, perché senza informazione non ci può essere democrazia, ecco. Senza consapevolezza, senza conoscenza, come facciamo a scegliere? Non possiamo. Adesso poi dobbiamo pure andare a votare, evito l'argomento perché poi ognuno si sarà fatto già un'idea, ecco, questo. Grazie. Allora, rispetto alla velocità della rivoluzione, la rivoluzione poi si potrebbe dare anche in modo istantaneo se si creano le condizioni.
ci sono nei processi non lineari, adesso questa c'è una cosa importante, che non avvengono in modo sequenziale, quindi potrebbe succedere che uno fa degli sforzi che apparentemente non producono risultati e a un certo punto si accelera tutto in modo quasi imprevisto, quindi diciamo è una scommessa ovviamente. D'altronde la rivoluzione lineare non ci riusciamo a farla, cioè non è che non ci si è provato, ci si prova continuamente e si continua a fallire, si riprova e si fa il coordinamento. Io nella mia vita ho fatto tipo 60 tentativi di coordinamento, una cosa, e ogni volta cadono per i motivi che ho detto prima. Quindi quello che io dico, anche lo dico un po' per esperienza, che in quel modo non funziona. Allora proviamo a immaginarci nuovi modi, perché rispetto all'informazione, io parlo in questo momento come sottosopra, è fondamentale il tema dell'informazione, però noi accedere a quel livello informativo che è truccato non si può, cioè non è che uno può dire è ingiusto, lo sappiamo anche questo da tanti tanti anni, che non c'è modo di accedere a quello che è un apparato, come diceva Gianni, del sistema, e quindi bisogna costruire dei sistemi informativi alternativi, per esempio i gruppi di autoformazione collegati in rete, per esempio Sottosopra, che sta cercando anche proprio come associazione di diventare un centro media che aiuti a dare voce sui mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione, che per adesso sono tutti i social, YouTube, queste cose, mettere in rete le realtà e permettere alle varie realtà che possono comunicare cose interessanti di comunicarle a tutta la rete, perché altrimenti, cioè, se aspettiamo di avere lo spazio in Rai, altro che aspettare la rivoluzione, cioè non succederà. Alcuni di noi si sono incatenati negli anni 90 di fronte alla, e ancora hanno problemi col passato e ancora siamo lì, cioè non, purtroppo. Volevo dire, quando parliamo di rivoluzione in genere facciamo riferimento ai processi storici, politici che si sono verificati, parliamo di rivoluzione russa, rivoluzione francese, rivoluzione inglese, eccetera. Però bisognerebbe imparare a parlarne in termini più ampi, anche nella prospettiva storica, perché delle rivoluzioni di quel tipo là sono, diciamo, si sviluppano sulla base di movimenti collettivi, questo lo sappiamo, portano a dei cambiamenti nella struttura di potere, portano a potere i politici rivoluzionari, e poi però sono sempre seguite da una fase di sconfitta, di regresso, eccetera. Ma se noi guardiamo in una prospettiva di lungo periodo, vediamo che anche se una rivoluzione politica alla fine si risolve in una sconfitta, poi in realtà lascia qualche cosa che nel tempo si rivela come un processo di liberazione che è stato in buona parte attivato da quella rivoluzione. Facciamo un esempio, la rivoluzione francese. Intanto la rivoluzione francese è stata preceduta da un processo di rivoluzione culturale fondamentale, l'illuminismo. La rivoluzione francese, la fase più magmatica, è durata pochi anni, poi c'è stata il Termidoro, poi Napoleone, cioè, poi la sconfitta di Napoleone, la restaurazione, quindi si è tornati molto indietro. Poi il 48, insomma, alla fine gli ideali della rivoluzione francese si sono realizzati tutti. Ci sono stati dei momenti di avanzamento, dei momenti di arretramento, questo possiamo dirlo. E quindi se noi guardiamo il processo storico, parliamo di rivoluzioni in questo senso storico, possiamo senz'altro dire che le rivoluzioni sono dei processi molto complessi di liberazione che possono durare decenni e decenni, avere anche degli arretramenti, che però quasi sempre si risolvono, questa è una nota di ottimismo, si risolvono in un momento della libertà, in un processo di liberazione. Questo è accaduto un po' con tutte le cosiddette rivoluzioni politiche. Però mi sembra che avesse vinto la rivoluzione neoliberista, perché ci ha messo 40 anni, 50 anni, ma ce l'ha fatta. Ora, viviamo in una fase di regresso, mettiamola così.
c'è stato un avanzamento, c'è stato il 68, c'è... almeno dalle Manbrader in poi, insomma, c'è stata una presa di coscienza dal punto di vista delle condizioni economiche, delle misure che comunque colpiscono sempre lo stesso soggetto, e quindi c'è stata questa presa leggermente di consapevolezza che ha concentrato Grillo, che poi si è rivelato quello che si è rivelato, perché anche quello è stato un fallimento poi alla fine, no? Una volta che prendi il potere, la classe... subalterna pensa di poter raggiungere, invece lì c'è stato il fallimento totale. Dopo Grillo Draghi così come dopo Mao, certo ci vorrebbe un'emergenza tale tipo quella in cui è scoppiata la resistenza, ma augurarsi una cosa del genere, uno dice meglio di no. L'emergenza l'hanno creata, ma l'hanno creata loro e l'hanno utilizzata a fini politici come hanno voluto loro. Per cui se il popolo non ha preso consapevolezza, avrà preso consapevolezza prima, quel poco di consapevolezza che ha perso, l'ha perso con la paura. E siamo tornati punto a capo, non so. Sì. Grazie, buonasera. Io volevo chiedere questo. Se pensiamo alle grandi rivoluzioni del Novecento, no? La rivoluzione comunista, russa, cinese, eccetera, anche quella messicana che lei ha menzionato prima, a me sembra che più che rivoluzioni con lo scopo di aumentare la libertà, cioè il numero di opzioni disponibili agli individui, fossero rivoluzioni che si ponevano lo scopo di ridurre le disuguaglianze. E trovo che questo sia un tema che è molto attuale anche, diciamo, in una fase di concentrazione dei capitali parossistica e tutto. E per ridurre le disuguaglianze, in realtà, bisogna ridurre le libertà, perlomeno ridurre le libertà e le opzioni disponibili di coloro che hanno di più, no? Sostanzialmente questo. Quindi, non so, mi chiedo, c'è una contraddizione, c'è un conflitto tra la riduzione delle disuguaglianze e la conquista della libertà di opzioni disponibili e come si può conciliare questo conflitto? In caso? Sì, questa domanda che capita proprio a fagiolo mi permette di chiarire alcuni punti. Avete notato che né io né nessuno di loro ha parlato di uguaglianza. Infatti in questo libro se ne parla pochissimo, se ne parla, però in termini di redistribuzione egualitaria della libertà. Ho detto che la libertà è almeno in linea di principio misurabile. No? Okay. Allora, qui non c'è un approccio di tipo benesserista. Non sostengo che le rivoluzioni o i progressi mirino a aumentare il benessere della collettività, anche perché il benessere non è facilmente misurabile, non si possono fare dei confronti. Però in termini di libertà la cosa funziona abbastanza bene, perché per espandere la libertà di alcune classi sociali può essere necessario ridurre la libertà di altre. Mi sembra strano questo, ma è molto semplice. Se tu redistribuisci il reddito e a quel manager che guadagna 150 milioni al mese gliene fai guadagnare soltanto 50, puoi aumentare gli stipendi di quelli che guadagnano 1.500 euro al mese. Quindi espandi la libertà di una massa di individui riducendo quella di chi ce n'ha molta. Perché guarda che quello che guadagna 150 ho ancora difficoltà a parlare, a ragionare in termini di euro. 150.000 sono una generazione, vabbè. Sì, siamo segnati. Quindi l'eguaglianza rientra in questo discorso, nel senso che i processi di liberazione mirano anche a redistribuire la libertà in modo egualitario. Toglierla a chi ce n'ha di più può sembrare una cosa cattiva, ma insomma, voglio dire, se a Berlusconi gli avessimo tolto un po' di ville, un po' di cose, non sarebbe stata una cosa così cattiva, per dare più libertà a chi ce n'ha di meno. Quindi eguaglianza della libertà,
Questa, secondo me, sarebbe la parola d'ordine. No, scusa, no, prima Silvana ha detto delle cose che lì per lì non ha risposto, ma invece meritano una risposta, perché certo, ora ci troviamo in una fase di forte regresso, no, non c'è dubbio, che è cominciata, direi, negli anni Ottanta. Dal punto di vista culturale è connessa all'emergere del cosiddetto neoliberismo, forse sarebbe meglio dire ultraliberismo. E dal punto di vista politico sappiamo che si è ridotta, diciamo, all'ascesa al potere di classi legate all'alta finanza, alle multinazionali, eccetera. Quindi c'è stato un regresso per chi? Per le classi più oppresse, e quindi c'è stato un aumento di oppressione. Secondo me c'è stata una riduzione di libertà per molte categorie sociali, non c'è dubbio su questo qua. Però io spero che si possa guardare alla cosa in un'ottica storica molto più ampia e che, come è accaduto in passato, delle lunghe fasi di regresso siano poi seguite dalle fasi di forte avanzamento. È accaduto dopo la restaurazione nell'inizio dell'Ottocento, potrebbe anche accadere, spero che possa accadere, anche dopo questa restaurazione neoliberista. Quindi, da questo punto di vista sono ottimista, anche se non ho una filosofia della storia ottimista, però guardando alla storia del passato penso che le cose non debbano andare necessariamente sempre così. Vado. Allora, volevo agganciarmi al finale, diciamo, della prima parte, ecco, della conferenza. Lei parlava del tema della rete, cioè di come adesso i social network, eccetera, stiano modificando naturalmente i rapporti, anche, no, il modo di comunicare all'interno della società. E vengo ad un fenomeno a cui stiamo assistendo di stretta attualità, che è questa diffusione di tutto il movimento pro-Palestina nelle università, quindi c'è questo tam-tam mondiale veramente in tutte le città, in tutte le università. Forse oserei dire che è, come dire, uno dei più grandi movimenti di massa, diciamo, in un'epoca in cui la massa è difficile vederla mobilitarsi. E questa è una cosa che a me personalmente colpisce molto, perché in qualche modo, e mi aggancio a quello che dicevate prima del discorso psicologico, cioè i social network, che tanto è demonizzato, eccetera, ma in questo senso sta agendo positivamente. Allora mi viene da dire, il fatto che tutti si sia in qualche modo collegati aiuta questo processo di riflessione interiore psicologica rispetto al fatto di dire: io mi unisco ad una massa che si sta opponendo ad una prepotenza, come dire, esplicita e innegabile di un popolo estremamente più forte nei confronti di un popolo molto più debole. Allora mi domando qual è la vostra lettura di questo fenomeno e se questo che io ho appena detto può in qualche modo essere un'interpretazione di una nuova psicologia di massa. Ecco. Sull'aspetto psicologico forse interviene lei, che è più, no, è importante l'aspetto psicologico, però è importante anche l'aspetto del mezzo, del mezzo di comunicazione. Oggi disponiamo di un mezzo di comunicazione che consente a ognuno, ogni singolo individuo, di esprimersi. Guardate che questa è una cosa che non è mai accaduta in passato, perché prima c'erano i giornali, c'erano gli intellettuali che facevano i giornali, poi facevano i volantini e poi c'erano i militanti, la base che li leggeva. E oggi non è più così, oggi chiunque può mettere un post sulla pagina Facebook, se dice cose interessanti può anche diventare virale. Quindi praticamente ognuno può essere giornalista, ognuno può essere un artista che diffonde, e ognuno comunica in tempo quasi reale con il resto del mondo. Questo rende possibile delle forme di organizzazione che non si erano mai viste in passato. Il primo esempio è stato il movimento No Global.
Adesso c'è questo grande movimento pro-Palestina che si sta formando. Questa, secondo me, è una cosa molto importante. Guardate, il 68 è stato anche lanciato dal movimento contro la guerra nel Vietnam. All'epoca non c'era internet, c'era la televisione, però la televisione ci faceva vedere la strage di Milai o altre cose che i Marines facevano in Vietnam, e questo ha contribuito a creare un movimento di massa globale. Quello è stato il primo movimento di rivoluzionario globale, che poi è stato l'innesco di processi di cambiamento che hanno coinvolto altri aspetti della convivenza sociale. Io insisto su questo punto, il più importante dei quali è quello che riguarda il patriarcato e il ruolo delle donne. Va bene. Allora, oggi si potrebbe creare una situazione del genere, cioè si sta creando questo movimento di protesta contro i nazisionisti e le stragi e la pulizia etnica che stanno facendo, si sta diffondendo rapidamente, non solo nelle università, e può darsi che questo movimento possa a sua volta innescare un processo di cambiamento che ci porti a rovesciare questa egemonia neoliberista che c'è stata, perché ormai le condizioni ci sono tutte per rovesciare l'egemonia neoliberista. Innanzitutto possiamo dire che tutte le promesse fatte dal neoliberismo non sono state mantenute. Cioè, loro dicevano liberalizziamo tutto, il mercato fa tutto, il benessere per tutti. In realtà il mercato ha creato una quantità di disastri, soprattutto ha aumentato la disuguaglianza, questo ormai lo sanno tutti. Quindi i tempi sono maturi per rovesciare, e può darsi, io spero, che questo movimento globale pro-Palestina possa contribuire ad allargare il processo di cambiamento. Vuoi dire qualcosa? Ma io aggiungo solo una piccolissima cosa. L'utilizzo dei social sicuramente è importante per la circolazione delle informazioni, anche delle idee, però è insostituibile, secondo me, il contatto personale, umano, le dinamiche che si possono sviluppare in gruppi ristretti dove il dialogo è approfondito e sincero. Questo come modo, è la mia convinzione, poi l'ho già detto, mi ripeto, però per provocare cambiamenti veramente profondi. Poi, altro temino che non svilupperemo, però purtroppo questi social sono nelle mani del capitalismo della sorveglianza. Quindi anche lì c'è da stare un po' attenti, perché il feed, si chiama feed, che mi manda Google, lo decide Google. Cioè, comunque è molto meno libera di quello che sembrerebbe la rete, no? Per cui c'è una possibilità di manipolazione. Sì, facevo solo, diciamo, come dire... Scusi, sì. Un secondo, non è che io stessi dicendo, allora, come dire, sdoganiamo e santifichiamo i social, non intendevo dire questo. Intendevo dire che quantomeno la funzione di rendere visibile a tutti e svegliare in qualche modo anche le coscienze più addormentate, diciamo così... Sì. Quantomeno lo assolvono. Faccio un altro piccolo esempio. Questo, quello che ho fatto è un esempio macro, ma ci sono altri esempi. Per esempio, il discorso della maltrattamenti agli animali. Allora, è uscito recentissimamente un documentario di Giulia Innocenzi, se non vado errata, che indaga proprio la questione, appunto, a livello europeo della gestione dell'allevamento intensivo e della collusione che esiste a livello di Europarlamento, di lobby di potere, gruppi di pressione, appunto, delle case farmaceutiche, ma anche di tutti quelli che sono i macro gruppi che comandano l'agricoltura, eccetera, eccetera, con come dire, corruzione sistematica degli europarlamentari. Allora, quello che è emerso, poi lascio la parola agli altri, scusate, ma volevo precisare questa cosa, è che dopo aver visto questo documentario, non lo dice lei, lo dicono coloro che hanno osservato l'andamento di questo documentario,
tantissima gente, avendo assistito a quello che avviene sugli animali negli allevamenti intensivi, ha deciso di smettere di mangiare la carne. Allora, se a questi scopi, adesso al di là delle proprie idee personali o convinzioni personali, però se qualunque, come dire, violenza, sopraffazione può essere veicolata o quantomeno messa sotto gli occhi di chi fino ad allora non conosceva che avvenisse quello, secondo me anche i social, che condivido con lei, sono assolutamente controllati e tutto, una piccola funzione importante la svolgono, secondo me. Volevo solo dire questo. Sì, sì, grazie. Sono d'accordo. Scusate. Sono, sicuramente sì. Grazie. Mi ricollego proprio all'aspetto che dei social network, chiamiamo social network, in realtà possiamo considerare tutta l'internet come questo grande spazio, che però è uno spazio comunque sì unificato, ma gestito da grandi aziende che comunque rispondono in maniera più o meno diretta anche a interessi strategici delle potenze nelle quali esse operano. Facciamo l'esempio del caso della grande espansione del movimento, questo movimento di opinione pro-Palestina. Alcune accuse che si fanno da parte, per esempio, statunitense, ma non solo, e che siano sostanzialmente manipolate, parlo della piattaforma TikTok, per esempio, che è di matrice cinese, in funzione appunto di contrasto strategico agli interessi statunitensi e dei suoi clienti. Il che naturalmente non sto dicendo assolutamente che questo screditi o renda meno valido quel tipo di movimento, ma anzi che all'interno del ragionamento sulla rivoluzione, questo vale anche se noi prendiamo degli esempi storici come anche la rivoluzione russa, per esempio, le dinamiche anche degli interessi del sistema internazionale che rimane anche in epoca di globalizzazione un sistema comunque plurale, non unificato, possono inserirsi appunto nelle dinamiche che possiamo chiamare di rivoluzione. Cosa possiamo dire a riguardo? Questa è materia tua, no? Sì. Cioè, è chiaro che sono. Allora, io penso che in generale il gioco è truccato, però ci sono alcuni elementi a cui proprio non possiamo accedere, tipo le televisioni mainstream o i grandi giornali, e altri in cui è chiaro che ci sono fortissimi interessi economici, geopolitici che manipolano la faccenda, ma un pochino di spazio di manovra c'è ancora lì. Allora dobbiamo avere l'intelligenza di cercare di sfruttare ogni possibile spazio di manovra che resta. Sì, io questo dico. Sì. Cioè all'interno delle dinamiche dei conflitti di potere, anche internazionali, si creano spazi per movimenti di questo tipo. Sì, si creano spazi e internet può essere usato in questa maniera. Teniamo presente che il mezzo è un mezzo, quindi può essere usato in modi diversi a seconda di chi lo usa. Sappiamo, è inutile che stiamo a ripetere la storia, che c'è un monopolio, Google, Meta, eccetera, eccetera, siamo controllati, tutto quello che volete, però c'è anche la possibilità di usarlo in modo autonomo. Questo è indubbio, è possibile. La stessa cosa vale per una pistola, tu la puoi usare per ammazzare una persona e la puoi usare per arrestare un delinquente, quindi non, il mezzo di per sé non ha una vocazione particolare, e anche sull'uso del mezzo c'è lotta, c'è conflitto. Questo, per esempio, usando l'internet neutrale, quindi non tanto i social, che è meno controllato, e utilizzando e appoggiandosi su delle reti umane vere, come diceva Giovanna,
si potrebbero costruire, si potrebbe utilizzare. Un tempo c'erano addirittura i nodi delle BBS, già sembravano poi è arrivato internet e tutta quella roba si è smessa di usarla perché sembrava obsoleta. Invece potrebbe essere che un movimento di liberazione crea una sorta di dark web, non usato per scopi criminali, ma per scopi di networking interno, quindi partendo dalle relazioni umane, cioè sfruttare quegli strati della tecnologia che sono che siccome non danno profitto, non vengono egemonizzati, e fare in modo tale che non si accorgano che la cosa c'è finché non c'è. Perché è chiaro che se una cosa diventa una cosa molto fastidiosa diventa virale sui social, te la fanno sparire oggi, e questo è evidente, se non vogliono che rimane. Mentre invece in queste, creando una serie di piccoli siti, di cose, però in contatto tra di loro, che, e lì puoi creare, studiando bene la morfologia di questa cosa, utilizzando delle intranet chiuse in cui per entrare devi avere un accesso, e quindi il nemico non la vede, ci entra se vuole, però non lo vede subito. E lì si possono fare cose molto interessanti. Cioè, abbiamo degli strumenti che, diciamo, comunque anche in questa versione depotenziata sono 100.000 volte più potenti di quelli che c'erano un tempo, e secondo me non ne stiamo tenendo conto. Si potrebbe utilizzare anche la blockchain, cioè si potrebbero usare tutte queste cose che adesso vengono usate per i soldi e basta, per fare delle cose interessanti. Bisognerebbe studiarla un po' la faccenda. Noi dobbiamo chiudere per le 19, quindi se c'è qualche altra domanda o commento è il momento di farlo. Pronto? No, io volevo fare come un elogio a questo libro, fondamentalmente, perché a differenza di altri libri che ho letto, mi è piaciuto particolarmente il fatto che mette in risalto il tema della libertà e dell'autonomia, come dicevi, e quindi ci sia da una parte il soggetto, l'individuo che esiste, e perché esiste ha bisogno dei bisogni eudemonici, edonici, e contemporaneamente però il tema sociale e del collettivo. Ecco, in questi tipi di libri spesso trovo o il collettivismo o l'individualismo, che sono due atteggiamenti, sebbene il collettivismo sia partito con un'immagine positiva per creare libertà, per andare contro l'oppressione, in realtà a suo tempo ha creato oppressione, no? Perché si arriva a dei sistemi di controllo, così ce l'ha insegnato un po' quello che è successo. Ecco, quello che ho trovato veramente interessante era questa cosa, che il benessere dell'individuo non è da anteporre al collettivo e viceversa, ma che tutti e due sono la stessa faccia di una stessa medaglia che si retroalimenta, che secondo il mio punto di vista è proprio l'atteggiamento umanista. Io sono del partito umanista, e che ho trovato molto interessante, nonostante che noi veniamo da percorsi differenti, si converga dalle esperienze passate a questa visione, per me è una cosa molto interessante. E anche interessante ho trovato questa cosa del lavorare su se stessi, quello che diceva un po', anche spiegava un po' Giovanna con la sua testimonianza, perché non si deve dare per scontato questa cosa, soprattutto per un processo di liberazione che si deve andare a creare, tenendo conto di quella cosa lì del paesaggio di formazione, perché se nuove risposte ci devono essere, non possono essere dettate da visioni che so io ottocenteste. Dobbiamo imparare a svelare la realtà nuova, ma anche a produrre nuove cose, che se uno non si rende conto nemmeno che esiste questa cosa, cioè se tu non ti rendi conto nemmeno che esisti,
non ti accorgi che stai proiettando una cosa che hai imparato prima e quindi ti precludi possibilità della nuova era, del nuovo movimento. Etichettare per esempio una proposta di destra solo perché l'ha fatta quella persona, ma in realtà forse è adeguata se lo metti in un contesto molto più importante, più ampio, è una cosa che compete ai costruttori di questo nuovo movimento, almeno così l'ho sentita io. Quindi era più questo elogio di questa cosa, e mi è piaciuta anche la cosa dell'approccio empirico, ecco, questa devo dire molto bello. Devo dire che hai colto un aspetto innovativo importante di questo libro, perché avrete capito che la matrice filosofica è quella marxista, però ormai tutti quanti, anche i marxisti più duri a morire, sono d'accordo sul fatto che Marx va riletto in qualche misura adeguato alla situazione attuale, e i più avanzati sostengono che va anche in parte riscritto. Allora, il punto è questo qua. In genere i libri di politica o di filosofia o di storia di impostazione marxista guardano ai soggetti collettivi, le classi, gli imperi, gli stati, le strutture, eccetera, e si interessano poco dell'individuo. E quando guardano i valori, pensano al benessere, l'uguaglianza di benessere, eccetera. L'alternativa a questo approccio è quello liberale, che invece si concentra sull'individuo. Cioè la libertà è una cosa dell'individuo, il mercato garantisce la libertà, eccetera, eccetera. Queste due impostazioni sono sbagliate entrambe, secondo me, perché è vero che ci sono le strutture, ci sono le classi, ma le classi sono fatte di individui. Cioè, quando una classe si muove, fa qualcosa, prende una decisione collettiva, sono gli individui che prendono. Se la classe mette in moto un movimento, il movimento presuppone un processo di metanoia, di conversione, cioè è l'individuo che deve cambiare il proprio punto di vista, le proprie credenze, i propri valori. E questo coinvolge indubbiamente gli individui. In ogni rivoluzione, in ogni movimento collettivo c'è questo, ci sono questi due aspetti, ci sono gli individui che cambiano dentro di sé e lo fanno collettivamente, e le classi come soggetti collettivi che sono tali soggetti proprio in quanto lo sono gli individui che ne fanno parte. D'altra parte, se parli di libertà e di autonomia devi parlare di individuo, perché la libertà è una cosa dell'individuo, l'autonomia è dell'individuo. Ma se parli di un processo di liberazione, parli di insiemi di individui che si muovono spinti da processi anche psicologici, ma anche soprattutto politici, volti al cambiamento e motivati da questo bisogno individuale di autonomia. Quindi, ripeto, hai colto questa innovazione, che secondo me è un'importante innovazione, questo fatto di individuare la base, il nucleo fondamentale del soggetto collettivo nel soggetto individuale che ne fa parte. È proprio perfetto quello che hai sintetizzato e mi è piaciuto molto. Grazie. Bene, con questo intervento chiudiamo e ringraziamo Screpanti. Allora, un elemento, diciamo, unificante del popolo potrebbe essere l'esigenza di lavorare, no? Visto che il lavoro sta sparendo in certe forme, no? Con l'intelligenza artificiale sparirà ancora di più. Questo potrebbe, c'è lo spezzettamento oltretutto anche della frammentazione dei lavoratori, non c'è più una coalizione sindacale, non c'è più un partito politico che ti organizzi, non c'è più questa organizzazione dei lavoratori. Lì ci potrebbe essere un collante per partire dal bisogno individuale, che il lavoro c'è bisogno per tutti, no? E quindi la soluzione non può essere un reddito universale per tutti e per
cioè solo a scopi consumistici poi alla fine, perché il lavoro vuol dire partecipare socialmente anche alla vita reale del paese, all'organizzazione economica e politica del paese. Questo secondo me sono cose molto, anche molto importanti. Non so se volete svilupparlo diversamente. No, no, non sono d'accordo, ma... D'accordo. Il libro effettivamente non parla di, parla di cooperative, parla di lavoro, non parla di redditi, non contiene questa proposta. Quindi. Sì. Della consapevolezza da diffondere negli individui. Come la diffonde? Perché non c'è un partito politico più che si organizza, ma si è scollato dal suo elettorato. I sindacati se ne sono andati per i fatti loro, nel senso che hanno seguito la via del neoliberismo e cercano di tagliarsi qualche frammento da qualche parte, giusto per contare ancora qualcosa. Vabbè, chiarissimo, chiarissimo. Grazie a tutti, buonasera, ringraziamo Stefanti che è venuto qua a parlare.